Volume 16, 6 settembre del 23. Gesù a Luisa. Vuoi tu sapere perché Adamo peccò? Perché dimenticò che io lo amavo e dimenticò d'amarmi. Fu questo il primo germe della sua colpa. Se avesse pensato che io lo amavo assai e che lui era obbligato ad amarmi, mai si sarebbe deciso a disubbidirmi. Sicché prima cessò l'amore, poi cominciò il peccato. E come cessò l'amore, il suo Dio, e come cessò d'amare il suo Dio, cessò il vero amore verso se stesso. Le sue stesse membra e potenze si ribellarono a lui stesso. Perdette il dominio, l'ordine, e diventò pauroso. Non solo, ma cessò il vero amore verso le altre creature. Mentre io lo avevo creato con lo stesso amore che regnava tra le divine persone, che uno doveva essere l'immagine dell'altro, la felicità, la gioia, la vita dell'altro. Perciò, venendo io sulla terra, la cosa a cui diedi più importanza fu che si amassero l'un l'altro come erano amati da me, per dare loro il mio primo amore, col primo amore dell'inizio, per far aleggiare sulla terra l'amore della Santissima Trinità. Perciò, in tutte le tue pene e privazioni, non dimenticare mai che io ti amo assai, per non dimenticarti mai d'amarmi e d'amarmi per tutti. Così starai nell'ordine e non avrai timore di nulla. No, mi viene soltanto questa volta, che l'abbiamo letto tante volte questo brano, e ogni volta magari uno pensa a qualcosa di, diciamo, di nuovo, come dicevi tu, non basterebbe mai. E, ecco, quello che si vede è che tutte e tre le potenze dell'anima contribuirono al peccato di Adamo. Secondo me, ecco, quello che mi chiedo, no, è proprio una domanda che mi faccio, perché qualcuno mi ha fatto questa domanda. Dice, il peccato di Adamo fu un istante o fu un periodo in cui si disamorò? E secondo me fu, non lo so, però ecco, la domanda la rivolgo a voi. È chiaro che lui poi divenne l'uomo pauroso e tutte le particelle dell'essere suo, ognuno, incominciarono ad andare in una diversa direzione, però secondo me il peccato originale è stato un istante, è stato il vero primo istante. Non è che, cioè, già dimenticare che Dio l'amò fu in un istante, fu una distrazione, fu quasi un voler supporre le cose. E quindi dopo quel primo istante che costituì il peccato originale ci furono tutte queste conseguenze in cui si disamorò sempre di più, una cosa tira l'altra, e divenne il povero il povero pauroso. Ecco, c'è anche questa questione dell'obbligo, cioè in effetti il peccato è stato una disubbidienza, perché come leggevo l'altra volta, l'altro ieri nel volume 36, il primo atto della santità è il dovere. Quindi il dovere è la sostanza della santità. E quindi egli, col volersi dimenticare che Dio lo amava, non obbedì a questo obbligo di amarlo. E quindi venne meno al suo sacrosanto dovere di creatura di ricambiare Dio per l'amore. Però il germe è stato proprio quel suo distaccarsi, quel suo essere quasi, come dire, volutamente
distratto nel guardare l'altra creatura, Eva, e quello che Eva stava proponendo, essendo stata già attaccata all'atere dal maligno, e anziché guardare Dio e tenere lo sguardo fermo a Dio e correggere Eva, ha guardato Eva. E quindi in questo consiste il fatto che si dimenticò che Dio l'amava e che a lui doveva il primo amore, la prima obbedienza, più che ad Eva. Questo è, secondo me, dà una lezione, nel senso che spesse volte quello che noi chiamiamo amore del prossimo è peccato, nel senso che c'è, cioè, un amore del prossimo che non è basato sull'amore di Dio, è un amore veramente pericolosissimo, è un amore che ci può sviare, è ancora più pericoloso perché lo chiamiamo amore, ma in realtà è il fondamento proprio del peccato, perché guardiamo alla creatura, pensiamo alla creatura, pensiamo di far bene, di voler bene alla creatura, quando in realtà stiamo offendendo, stiamo rinnegando, stiamo trascurando il creatore. E quindi ecco quello che la lezione che prendo oggi da Adamo è che veramente non c'è amore di creatura che non debba essere fondato sull'amore di Dio. Il primo amore, come dicevate voi, è l'amore che viene da Dio. Non è l'amore mio che va a Dio, non è l'amore mio che va al prossimo, quello non esiste. Il primo atto d'amore, la prima iniziativa è che Dio ci ha amato, come dice anche San Giovanni. E quindi voler prescindere da questo primo atto divino vuol dire voler prescindere dalla vera natura dell'amore e quindi saltare un passo fondamentale, e tutto quello che poi chiamiamo amore, prescindendo da questo primo atto, non è amore. È di fatto la negazione dell'amore, ma ancora più pericolosa perché noi gli diamo il valore o la definizione di amore. Quindi tutto deve essere basato in Dio, per Dio e con Dio, come dice Gesù a Luisa nel primo volume: ogni cosa che voglio innanzitutto è la carità. Carità uguale per me, con me, in me. Il prossimo non c'entra niente ancora. Il principio della carità è per Dio, con Dio e in Dio. Tutto quello che viene dopo, verso se stessi e verso il prossimo, non deve essere nient'altro che lo sbocco di questo amore di Dio ricevuto e ricambiato. Ecco, questa è una cosa fondamentale per riconoscere il vero amore dai meni falsissimi amori che vengono propinati, anche imposti o sguainati dalla società che ci circonda e anche in noi stessi, insomma. Non so se mi sono Sì, spiegata. si è spiegata benissimo, Marina. Secondo me 15, a giugno 6 1923, ci viene proposta nuovamente la domanda. Adamo, Ah, bellissimo, perfetto. perché peccò? Perché distolse lo sguardo dall'allettamento divino. E il segno, se l'anima è tutta di Dio, è se non prova gusto di tutto ciò che esiste. Gesù spiega: il gusto pare che sia cosa da nulla, eppure non è così. È l'atto primo o del bene o del male. Il gusto è l'atto primo o del bene o del male. E vedi un po' com'è così. Adamo perché peccò? Perché distolse lo sguardo dall'allettamento divino. E come Eva gli presentò il frutto per farlo mangiare, guardò il frutto e la vista prese piacere nel guardarlo. L'udito prese diletto nel sentire le parole di Eva, che se mangiava il frutto doveva diventare simile a Dio. La gola prese gusto nel mangiarlo. Sicché il gusto fu il primo atto della sua rovina. Se invece avesse provato dispiacere nel guardarlo, noia, fastidio nell'udire le parole di Eva, disgusto nel mangiarlo, Adamo non avrebbe peccato, anzi avrebbe fatto il primo atto eroico nella sua vita, resistendo e correggendo Eva d'avere ciò fatto. E lui sarebbe rimasto con la corona imperitura della fedeltà verso chi tanto doveva e che temeva tutti i diritti della sua sudditanza. Cioè, veramente questo, se c'è cascato Adamo che viveva nel paradiso terrestre,
ci fa veramente capire come basta niente. E come anche, diciamo, nella vita siamo bombardati da gusti tramite l'immagine, la televisione, come va in giro vestita la gente, come quello che si dice, quello che si considera buono, quello che si compra, quello che sta sugli scaffali, quello che è considerato normale. Ecco, siamo proprio stracolmi di sollecitazioni e secondo me proprio questo è il miracolo del vivere nella divina volontà, perché noi, almeno io, so che cosa vuol dire questa cosa. Adesso, quando Gesù ha descritto Adamo, io lo so che mi è capitata diverse volte, è la cosa più orribile, quella proprio di alla fine provare il gusto amaro di quello che non è Dio, ed è una cosa atroce. E Dio ci perdona, però ecco, il punto è che una volta provato il gusto amaro, poi ci vuole quella sofferenza di uccidere il gusto amaro, e non è che la papilla gustativa, come dire, subito si rieduca il gusto divino. Bisogna veramente allenarla e tenerla curata, ad alimentarla di gusti divini continuamente. Per questo la vita spirituale è un martirio, come dice Gesù. E addirittura quando i gusti soprannaturali, celesti, diventano un'abitudine, è come se non esistono, non esistessero più, e paradossalmente ci si nutre di gusti inferiori, che sono appunto dati dall'abitudine, da altre cose. Quindi questa questione del gusto è proprio fondamentale, ed è una cosa che in ogni istante vuole la cooperazione delle potenze dell'anima, dei nostri sensi, di tutti noi stessi, per tenere puro e diciamo eccitato il nostro gusto per le cose divine. E quindi se Adamo poraccio ci peccò, ci cadde, anche per noi è tanto in un certo senso semplice cadere dal gusto divino. Il miracolo della divina volontà è proprio che, ecco, siccome la divina volontà è proprio basata su questa circondare, assediare completamente la creatura, tenerla continuamente esercitata, anche col palpito, col respiro, nell'atto della divina volontà, il vivere nella divina volontà è lo scudo più grande, è quello in cui continuamente il gusto divino tiene esercitato se stesso, tramite la ripetizione degli atti, tramite il nutrimento della vita divina, che si nutre anche dello stesso palpito del respiro della creatura fatto nella divina volontà. E quindi immaginiamo, ecco, com'è dura la santità fuori dal divin volere, è durissima, quasi quasi non è per me, devo dire, no, voglio dire, è dura. E quindi col divino volere il Signore ci eclissa e ci immerge talmente tanto nel suo volere che noi non vogliamo vedere, sentire, toccare, capire nient'altro che sia il gusto delle verità. Quindi Marina, non è solo la rinuncia alla volontà umana, cioè il gusto, no? È un'altra cosa. E come si collega con la volontà umana? È come una cosa di istinto, vedi, e qui il gusto, come dire, è come se fosse la prima particella, però deve subito intervenire la volontà, perché come dice Gesù qui, se avesse provato dispiacere, quindi Adamo per un istante può vedere un gusto diverso da Dio, ma con la volontà dice no, questo non è buono. Ecco, quindi la volontà è importante, ed è l'atto, perché nonostante l'istinto, diciamo, quasi animalesco, quasi involontario di un gusto, però immediatamente la volontà, l'intelletto e la memoria dice no, ricordati dei gusti divini, no? Devi volere soltanto il gusto, allora scatta il dispiacere nel guardare una cosa
che non è tutta Dio, e quindi in quel momento avviene la consumazione dell'umano nel divino, come dice Gesù a Luisa: vuoi sapere come avviene la consumazione tua nella divina volontà? Se ti capita di guardare una cosa che non è mia e quasi ci provi gusto, voglio dire, però istantaneamente la volontà, la conoscenza, la memoria del gusto divino e di Dio intervengono e quindi danno consumazione, quindi danno morte a quel gusto. E allora avviene la consumazione del gusto umano nel gusto divino, o nello sguardo umano nel guardo divino. È così pure di tutti gli altri sensi, ci sono questi due passi nel volume 11. E quindi il gusto può essere il primo, diciamo, come una sorta di pietruzza che viene lanciata, ma lì è immediatamente la volontà, coadiuvata dall'intelletto e dalla memoria, che deve intervenire per dare morte a quel gusto. Se si ritarda, se la volontà decide di ritardare o trascura, vuole dimenticare di voler di intervenire, e si fa quello che ha fatto Adamo, e quindi si vuole dimenticare che Dio ci ama, che Dio ci dà gusti infinitamente superiori, e quindi entra il peccato. Non so se è chiaro, diciamo, il rapporto tra il primo punto, che può essere quel gusto che si prova, e subito l'intervento della volontà, della memoria e dell'intelletto a dare morte, a consumare quel gusto umano nel divino. Anzi, facendo quello se ne ha merito, voglio dire, si ha una morte che dà vita a dei gusti divini ancora di più. Quindi paradossalmente il fatto che noi siamo circondati da tanti gusti umani per noi non dovrebbe essere una minaccia, ma dovrebbe essere un'opportunità di nuove fusioni nella divina volontà. Quindi tutto lavora per il bene, tutto lavora a nostro vantaggio. Se prestiamo somma attenzione e ci mettiamo la volontà, allora ogni gusto non divino, in qualsiasi forma si presenti, in qualsiasi modo sollecitazione uditiva, visiva, intellettiva, diventa una opportunità per fare un nuovo atto di consumazione della volontà nella divina, un nuovo atto di morte all'umano nel divino, e quindi fa crescere la vita della divina volontà in noi. Per questo Gesù non ci tiene sotto una campana di vetro, ma ci tiene diciamo, sollecitati da mille cose, perché proprio la nostra natura debole, sottomessa però alla ragione e alla fede, ci dà opportunità di crescere e moltiplicarci nella vita della divina volontà. Perché Adamo cadde così in basso dopo il peccato? Volume 21, marzo 26, 1927. Sì, Luisa, pensavo tra me: come mai Adamo, da un punto così alto, quando fu creato da Dio, cadde così in basso dopo il peccato? Il mio sempre amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, nella creazione una fu la volontà che uscì in campo nel creare tutte le cose, e con diritto a questa sola spettava il dominio, il regime e lo svolgimento della sua stessa vita in ciascuna cosa ed essere da essa creati. Ora, l'uomo, col sottrarsi dalla nostra volontà, non fu più una la volontà che regnava sulla terra, ma due. E siccome l'umana era inferiore alla divina, si svuotò di tutti i beni di questo Fiat supremo. E l'uomo, facendo la sua volontà, tolse il posto alla volontà divina. E questo fu il più grande dei dolori, molto più che questa volontà umana era uscita ed era stata creata dalla divina volontà, perché tutto fosse proprietà sua, dominio suo. Ora l'uomo, col sottrarsi dalla nostra, si rese reo di rubare i diritti divini, e facendo la sua volontà, nulla più gli apparteneva delle cose create da questo Fiat, sicché doveva trovare un luogo dove non si stendeva la nostra opera creatrice. Ma ciò era anche impossibile, questo luogo non si trova,
e mentre non era con la nostra volontà, prendeva delle cose sue per vivere. Se ne serviva del sole, dell'acqua, dei frutti della terra, di tutto, e questo erano tutti furti che ci faceva. Sicché l'uomo, col non fare la nostra volontà, si rese il ladroncello di tutti i nostri beni. Come fu doloroso vedere che la creazione doveva servire a tanti disertori, a tanti che non appartenevano al fiat divino. E quante creature dovevano venire alla luce e non dovevano vivere nel regno nostro e farsi dominare dalla nostra volontà. Tanti posti essa perdeva sulla terra. Successe come in una famiglia, che invece di comandare e dominare il padre, comandano e dominano tutti i figli, i quali neppure sono d'accordo tra loro. Chi comanda una cosa e chi un'altra. Qual è il dolore di questo povero padre nel vedersi tolto il dominio dei figli e la confusione e il disordine di questa famiglia? Molto più fu doloroso per il mio Fiat Supremo, che l'opera delle sue stesse mani creatrici le toglieva il dominio alla divina volontà e facendo la sua volontà si metteva contro la mia, togliendole il diritto di regnare. Figlia mia, il non fare la mia volontà è il male che racchiude tutti i mali ed è il crollo di tutti i beni e distruzione di felicità, d'ordine, di pace. È la grande perdita del mio regno divino. Quindi per questo dal punto più alto si scende nel punto più basso. Non ci si ferma proprio a metà strada, perché dove non c'è volontà divina è proprio la fonte di tutti i beni, diventa la causa di tutti i mali, paradossalmente. Questo è la definizione dell'inferno. L'inferno è per i dannati la volontà divina conosciuta ma rifiutata, e quindi quello che per i beati è la visione beatifica, la gioia di tutte le gioie, l'estasi più grande, per i dannati la stessa cosa, la volontà divina è l'inferno. Quindi si passa dal punto più alto al punto più basso. Se poi pensiamo che il dono della divina volontà, questo dono soprannaturale, portava come con sé, come corollario, diciamo, il pacchetto del dono, comprendeva per Adamo i quattro doni preternaturali, cioè la immortalità, che la perse, quindi divenne soggetto alla morte, la integrità quindi da ogni male spirituale, e invece no, il peccato stesso lo corruppe dalla sua integrità, la immunità da ogni malattia, invece no, diventa il soggetto al freddo, alle malattie, al dolore, e il quarto la scienza infusa, tutte le cose create che erano collegate come da fili di luce alla sua mente, alla sua volontà, alla sua memoria. È come se lui dalla testa ci avesse mille raggi che erano collegati uno con ciascuna cosa creata, e ciascuna cosa creata tramite quel raggio divino di scienza infusa gli mandava il nutrimento, la conoscenza, la grazia divina, e lui si pasceva, quindi restava praticamente inondato tramite questi raggi, questi canali di luce della scienza infusa. Lui comprendeva in ogni istante come e quanto Dio lo amava in quel modo speciale in ciascuna cosa creata. Era praticamente, lui era bombardato di amore, completamente bombardato. E invece, una volta che lui peccò, è come se avesse tagliato quei cavi, e ci fu un blackout, quei cavi di luce tagliati, mi piace a me pensare, divennero i suoi capelli che caddero giù, e quindi tutti sul volto a farlo cieco. E quindi la conoscenza infusa, che era la sua gioia, divenne un ricordo amaro, e quindi anche quella si trasformò in dolore per lui, perché diceva io già il dolore per Adamo, dice un altro punto, già il dolore di pensare a quello che aveva, a quello che era, non
lo rendeva muto, gli dava un dolore incredibile pensare a quello che era stata la sua vita e quello che aveva perso. E quindi questo dolore lo rendeva muto e gli impediva di parlarne agli altri, ai suoi discendenti, ai suoi figli. Non soltanto il dolore gli impediva di parlarne, ma anche la necessità, il fatto che lui non poteva comunque trasmettere quello che aveva perso e quindi non vi era alcuna ragione, necessità di doverne parlare, e soprattutto perché questo costituiva un dolore, uno strazio ancora più grande. Quindi vediamo che anche i doni preternaturali della scienza infusa, della immunità, della integrità e della immortalità si trasformarono in dolore, condanna per lui. Quindi dal punto più alto si scende al punto più basso, col non fare la volontà di Dio. E tutte le cose create che danno nutrimento, che danno sicurezza, che danno assistenza, si trasformano in minacce, si trasformano in paure. È lo stesso che accade oggi, in cui la natura si è rivoltata contro l'uomo, quindi anziché avere il conforto e la gioia del vento, soffriamo gli tsunami. La stessa natura, da portatrice di amore e di volontà divina, diventa portatrice di terrore e di spavento, ma non per causa sua, ma per causa nostra, che stiamo fuori dalla volontà di Dio. Quindi dal punto più alto al punto più basso, senza mediazioni, senza mezzi termini. Ci siete? Il momento terribile della caduta da Adamo, ci siamo. Sì. Volume 27, ottobre 7 del 29. Stavo facendo il mio giro per seguire gli atti del Fiat divino nella creazione. E giunta nell'Eden, mi sono fermata nell'atto quando l'uomo respinse la volontà divina per farla sua. Oh, come comprendevo bene il gran male di fare l'umana volontà. E il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo che fu terribile il momento della caduta d'Adamo. Come respinse il nostro volere divino per fare il suo, il nostro Fiat stava in atto di ritirarsi dal cielo, dal sole e da tutta la creazione per risolverla nel nulla. Perché colui che aveva respinta la nostra divina volontà non meritava più che il nostro Fiat mantenesse l'atto continuo di creazione e conservazione in tutta la creazione, fatta per amore dell'uomo e data a lui come dono dal suo creatore. Se non fosse stato che il Verbo Eterno avesse offerto i suoi meriti previsti del futuro Redentore, come li offerse per preservare la Vergine Immacolata della colpa originale, tutto sarebbe andato in rovina. Il cielo, il sole si sarebbero ritirati nella nostra sorgente e ritirandosi la nostra divina volontà, tutte le cose create perderebbero la vita. Ma presentandosi il Verbo manato innanzi alla divinità e facendo presenti i suoi meriti previsti, tutte le cose stettero al loro posto. E il mio Fiat continuò la sua opera creatrice e conservatrice, aspettando la mia umanità per farmi il dono legittimo che meritavo. Tanto vero che si fece solenne promessa all'uomo, dopo la sua caduta, che sarebbe sceso il futuro Redentore per salvarlo, affinché pregasse e si disponesse a riceverlo. Tutto fece la nostra volontà e con giustizia teneva diritto su tutto. L'uomo, col fare la sua volontà umana, gli toglieva i suoi diritti divini. Perciò non meritava che il sole le desse la luce, e come la luce lo investiva, si sentiva strappare i diritti della sua luce. Ogni cosa creata che prendeva e godeva erano tanti strappi che gli faceva. Se non fosse per la mia umanità, per l'uomo tutto era perduto. Perciò il non fare la mia divina volontà racchiude tutti i mali e fa perdere tutti i diritti del cielo e della terra. Il farla racchiude tutti i beni ed acquista tutti i diritti umani e divini. E questo fa vedere come il terribile momento della caduta di Adamo, ma
Diciamo che l'intervento di Dio è immediato, è istantaneo. E in quel momento entra in campo il verbo di Dio che presenta già i suoi meriti previsti. Questo vuol dire che ovviamente Adamo prima della caduta non conosceva i meriti del Redentore e quindi gli atti penanti della divina volontà nel verbo incarnato, ma vi dovevano essere assolutamente, perché se erano meriti previsti nel tempo, sono meriti attuali nell'eternità. Quindi è chiaro che le pene di Gesù, le sue sofferenze, tutti gli atti della redenzione esistono ab eterno ed entrano in campo per fornire nel tempo immediatamente già una promessa di redenzione istantanea nel momento della caduta. E quindi il verbo non ha perso un istante, e già la promessa di quella redenzione venne fatta in virtù delle pene inaudite dell'umanità del verbo incarnato. E quindi il Cristo è crocifisso ab eterno, e ab eterno è redentore e salvatore. È immediata l'intervento della redenzione, della promessa di redenzione in virtù dei meriti previsti del Redentore, previsti nel tempo, ma attuali ovviamente già nell'eternità. Quindi Dio sapeva che Adamo avrebbe peccato, scusa. Certo che lo sapeva, ma non per questo non ha ritirato esattamente. Lo stesso come fa Gesù, dice: io so, sapeva, ovviamente Adamo è salvo, anzi non solo è salvo, Adamo è santo, Adamo è santissimo, in virtù dei primi atti, del primo periodo di vita di Adamo, fatti nell'unità della luce della divina volontà, la santità di Adamo in cielo, la sua gloria in cielo è la grande sconosciuta. Ma voglio dire, anche nei confronti di Giuda Gesù sapeva che sarebbe perso, ma non per questo non ha fatto tutto il possibile immaginabile fino a metterci in ginocchio ai suoi piedi pregandolo, implorandolo di non perdersi. E quindi sì, Dio aveva tutto, Dio ha tutto nell'eternità, ma nel tempo può agire a seconda delle disposizioni delle creature, e quindi il suo piano è rispetta completamente la libertà umana. Ma è chiaro che il tempo gli dà luogo alla modifica da parte dell'uomo, volendo, no? Dio gli dà, certo, questa possibilità. Esatto, per questo quando la nostra Madre Santissima dice pregate perché io posso, ecco, come si svolgono le cose poi, le modalità, il tempo, dipende dalla disposizione delle creature. Quando a Medjugorje, per esempio, la Madre Santissima, la Madonna, aveva chiesto preghiere e digiuno, e pare che a Medjugorje non è che l'avevano preso tanto sul serio, lì poi scoppiò la guerra. E i veggenti dissero: vedete, proprio perché noi non abbiamo risposto immediatamente, è scoppiata la guerra in Bosnia e tutto quanto quello che è successo, e lo stesso pure i castighi di oggi. E dice Nostra Madre Santissima: se voi non mi obbedite, io non vi posso aiutare. E quindi è l'umanità che si tira i castighi e si tira i ritardi. Diciamo, ma per Dio il ritardo non vuol dire niente, perché lui nell'eternità tutti i tempi, tutti i secoli sono un solo punto. La sua opera eterna è perfetta, nella sua opera eterna ci sta tutta la gloria, ci sta tutta la riparazione, ci sta tutto. Però noi creazione ne dobbiamo fare parte, dobbiamo riceverne il frutto, e dobbiamo, come primo obbligo della santità, quello, il dovere, e dobbiamo ritornare, ricambiare. Finché questo non avviene, e non avviene nei modi compiuti e perfetti nella divina volontà, l'opera di Dio non si compie nel tempo, anche se è già presente nell'eternità. Quindi Dio nel tempo ad extra ha le mani legate, dipende dalla creatura, dipende dal nostro libero arbitrio. E anche se ad intra tutto è perfetto tra le divine persone, ad extra, dove necessariamente la Santissima Trinità sbocca il suo amore, lì il suo amore è talmente grande che dipende dalla sua creatura, dal libero arbitrio dell'uomo.
Quindi Dio ci dà Dio e noi dobbiamo dare Dio a Dio, quindi anche tutto quello che ci fa conoscere di bene e di male. Sì. Anche per responsabilizzarci, sennò voglio dire, noi qui dobbiamo pure darci da fare, no? A costa di quel signore. Assolutamente, sarebbe come la differenza per una mamma di avere un figlio piuttosto che di fare una torta. Cioè, noi, la mamma, ecco, il figlio c'ha una libera volontà intelligente, per la mamma ricevere l'amore del figlio è una gioia infinita piuttosto che la torta che gli viene bene, ma la torta non gli dice niente. E quindi Dio fa opere, ma vuole ricevere vita, vuole ricevere se stesso, un amore libero, intelligente, esattamente come il suo, puramente libero. E ovviamente Dio poteva dire, io potevo evitare tutti questi dolori, oh, anziché fare un uomo che mi avrebbe causato al verbo incarnato tutte quelle pene, io potevo fare una torta, ce la mangiavamo e non succedeva niente, però Dio non ha voluto risparmiarsi questi dolori perché la gloria infinita di creare un altro se stesso, diciamo una copia fedele di se stesso, e di dare libertà a quella copia di amarlo è infinitamente più grande. Quindi, come dicevamo l'altra volta, è l'amore di Dio che grida più forte della gloria. La gloria diceva fai la torta che non ti farà nessun male, e l'amore dice no, devo fare l'uomo e da lui dipenderà la mia gloria. Tutte le figure e simboli dell'Antico Testamento simboleggiavano i figli della divina volontà. Adamo, da un punto alto, precipitò su un punto più basso. Volume 21, 8 aprile del 27. Sile Luisa stava seguendo gli atti che il volere divino in tutta la creazione aveva fatto, come pure cercavo gli atti che aveva fatto nel primo padre Adamo, quanto in tutti quelli che aveva fatto in tutti i santi dell'Antico Testamento. Si parla di fare il giro negli atti della divina volontà fatte nelle figure dell'Antico Testamento. Quanto più in tutti quelli che aveva fatto in tutti. Certamente, che voglio dire, da Abramo, Isacco, Giacobbe, le 12 tribù, Giuseppe, Mosè, Salomone, Samuele, eccetera, eccetera. Girando l'Antico Testamento, specialmente dove il supremo volere aveva fatto risaltare la sua potenza, la sua fortezza e la sua virtù vivificatrice. E mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, le più grandi figure dell'Antico Testamento, mentre erano figure che adombravano il futuro Messia, racchiudevano insieme i doni, le figure, e simboleggiavano tutti i doni che avrebbero posseduto i figli del Fiat Supremo. Adamo fu la vera e perfetta immagine, quando fu creato, dei figli del mio regno. Abramo fu simbolo dei privilegi, dell'eroismo dei figli del mio volere. E come chiamai Abramo ad una terra promessa che scorreva latte e miele, facendolo padrone di quella terra, terra tanto feconda che era invidiabile e ambita da tutte le altre nazioni, era tutto simbolo di ciò che avrei fatto ai figli della mia volontà. Giacobbe fu un altro simbolo di essi, che scendendo da lui le 12 tribù di Israele, doveva nascere da mezzo a loro il futuro Redentore che doveva rannodare di nuovo il regno del Fiat Divino ai figli miei. Giuseppe fu simbolo del dominio che avrebbero tenuto i figli della mia volontà. E come questo non fece perire di fame tanti popoli ed anche i suoi ingrati fratelli, così i figli del Fiat Divino avranno il dominio e saranno causa di non far perire i popoli che chiederanno da loro il pane della mia volontà. Mosè era figura della potenza, Sansone simbolo della fortezza dei figli del mio volere, Davide simboleggiava il regnare di essi. Tutti i profeti simboleggiavano le grazie, le comunicazioni, le intimità con Dio che più di loro avrebbero popolato tra i figli del Fiat Divino. Vedi, tutti questi non erano che simboli, figure di essi. Che sarà quando verranno fuori le vite di questi simboli?
Poi un solo mi veniva in mente, è magnifico, proprio è bellissimo questo passo, e mi viene in mente come dice, come in questo momento ci viene presentata veramente la scrittura, qui in particolare l'Antico Testamento, ma così come Dio è uno e trino, le opere di Dio sono una e trina, creazione, redenzione, santificazione. Le scritture, quindi anche la parola di Dio è una e trina, perché si vede benissimo qui come l'Antico Testamento è uno e trino, uno, cioè trino, uno come parola di Dio, trino, perché sono in esso adombrate le tre opere della creazione, della redenzione e della santificazione. Non è vero che il Testamento dice una cosa, poi si va. Allora, già nel Testamento c'è il regno della divina volontà, nell'Antico Testamento, perché come le tre opere, la prima è la creazione, e quindi tutto nell'Antico Testamento si parla anche di storia, di questi sono personaggi storici che hanno mangiato, polvere, che hanno camminato nel deserto, che sono stati in contatto con la natura, che hanno lavorato il legno e fatto, obbedito ai comandi di Dio, siccome devono costruire il tempio, tutte queste cose qui. Quindi c'è la creazione, l'aspetto storico, fisico, carnale quasi, la redenzione, dove ovviamente nell'Antico Testamento tutto viene fatto da Dio, dalla chiamata di Abramo, lui doveva preparare la manifestazione della sua volontà, che doveva portare, scegliendo un popolo in tutto il mondo, quello degli israeliti, degli ebrei, doveva portare tutti i segni all'umanità perché arrivasse il Messia. Quindi sono tutte prefigurazioni del Messia. Abramo chiama padre di Isacco, Isacco Giacobbe, Giacobbe che ha le 12 tribù, tra queste tribù viene scelta da Dio la tribù di Giuda, dove viene chiamato prima i giudici, viene chiamato il re Davide della tribù di Giuda e tutti i suoi discendenti, da quella tribù di Giuda fino a Giuseppe e a Gioacchino, perché Anna era della tribù di Levi, quindi dei sacerdoti, deve arrivare il re, il Messia. E quindi questo prefigura la redenzione, ma è anche trino, nel senso che nell'Antico Testamento si prefigurano, se non tutte insieme, ma in Adamo c'era tutte insieme, cioè i figli della divina volontà. Nell'Antico Testamento è chiaro che le diverse figure, ognuno dei personaggi attendono di essere riunificati, noi li dobbiamo sciogliere, squagliare e mettere tutti insieme e formano il figlio della divina volontà, in cui troviamo la potenza di Mosè, i miracoli di Mosè, il perdono e la carità di Giuseppe, la forza di Sansone, eccetera eccetera. E quindi c'è anche l'opera della santificazione, quindi la parola di Dio una e trina come Dio stesso. E l'Antico Testamento, come tutte le scritture, vanno letti a tre livelli: il livello della creazione, il livello della redenzione e il livello della santificazione. Dopo di tutti questi personaggi dell'Antico Testamento venne la Celeste Signora, la Sovrana Imperatrice, l'Immacolata Stella, Gesù non sapevo come chiamarla, Celeste Signora, Sovrana Imperatrice, l'Immacolata, la Senza Macchia, la mia madre, la madre mia. Essa non era simbolo, né figura, ma la realtà, la vera vita, la prima figlia privilegiata della mia volontà. Ed io guardavo nella Regina del Cielo le generazioni dei figli del regno mio. Era la prima impareggiabile creatura che possedeva integra la vita del volere supremo e perciò meritò di concepire il Verbo Eterno e maturare nel suo cuore materno la generazione dei figli dell'Eterno Fiat. Poi venne la mia stessa vita in cui veniva stabilito il regno che dovevano possedere questi figli fortunati. Da tutto ciò puoi comprendere che tutto ciò che Dio fece dal principio della creazione del mondo, che fa e che farà, il suo scopo principale è di formare il regno della sua volontà in mezzo alle creature. Queste sono tutte le nostre mire, questa è la nostra volontà, e da questi figli saranno dati tutti i nostri beni,
le nostre prerogative, la nostra somiglianza. E se ti chiamo a seguire tutti gli atti che ha fatto la mia volontà, tanto nella creazione dell'universo quanto nelle generazioni delle creature, non escludendo né quelli che fece nella mia madre celeste né quelli che feci nella mia stessa vita, è per accentrare in te tutti gli atti suoi, fartene dono per poter far uscire da te tutti insieme i beni che può possedere una volontà divina, per poter formare con decoro, onore e gloria il regno dell'Eterno Fiat. Perciò sii attenta nel seguire la mia volontà. Stavo pensando tra me. Come mai che col sottrarsi Adamo dalla volontà divina da tanta altezza precipitò tanto nel basso? E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, come nell'ordine naturale chi cade da un punto altissimo o perisce del tutto o rimane tanto sfracellato e deformato che gli riesce impossibile riacquistare il suo stato primiero di sanità, di bellezza, di altezza, rimarrà un povero storpiato, curvo e zoppo. E se questo è padre, uscirà da lui la generazione degli storpiati, dei ciechi, dei gobbi, degli zoppi. Così nell'ordine sovrannaturale. Adamo cade da un punto altissimo. Lui era stato messo dal suo creatore ad un punto tanto alto che sorpassasse l'altezza del cielo, delle stelle, del sole. Col vivere nella mia volontà dimorava al di sopra di tutto, in Dio stesso. Vedi dunque da dove precipitò Adamo? Dall'altezza da dove cadde fu miracolo che non perì del tutto, ma se non perì, il colpo che ricevette nella caduta fu tanto forte che fu inevitabile non rimanere storpiato, sfracellato e deformato nella sua rara bellezza. Lui restò fracassato in tutti i beni, indolenzito nell'operare, intontito nell'intelletto. Una febbre continua lo debilitava, che affievolendoli tutte le virtù non sentiva più forza e ne sapeva più dominarsi. Il più bel carattere dell'uomo, il dominio di se stesso, era svanito e sottentravano le passioni a tiranneggiarlo, a renderlo inquieto e mesto. E siccome era padre e capo delle generazioni, venne fuori la famiglia degli storpi. Il non fare la mia volontà si credono che sia cosa da nulla, invece è la rovina totale della creatura. E quanti atti in più di volontà propria commette, tante volte accresce i suoi mali, la sua rovina, e si scava l'abisso più profondo dove precipitare. Onde pensavo tra me, se Adamo, che per una sola volta si sottrasse dalla divina volontà, cadde così in basso e cambiò la sua fortuna in miseria, la sua felicità in amarezza, che sarà di noi che tante, tante volte ci sottraiamo da questa adorabile volontà? Mentre ciò pensavo, il mio amato e unico bene ha soggiunto: figlia mia, Adamo cadde tanto nel basso perché si sottrasse ad una volontà espressa del suo creatore. In cui veniva racchiusa in essa la prova per provarlo nella sua fedeltà verso colui che gli aveva dato la vita e tutti i beni che possedeva. Molto più che ciò che Dio richiedeva da lui, ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato, che si privasse di tanti frutti che gli aveva dato, d'un solo frutto per amore di colui che tutto gli aveva dato. E in questo piccolo sacrificio che Dio voleva da lui, gli aveva fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà. Quindi gli aveva fatto conoscere che non era altro che era una prova, fatto conoscere che non era altro che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà. Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura. Si crederebbe possibile che la colpa di colui che lo tirò
e persuase a cadere non fu di un essere superiore a lui, ma di un vile serpente, suo capitale nemico. La sua caduta, però, questo, se questo era un diavolo, un serpente che però era di natura superiore, no? Anche se non era figlio di Dio. Era divina la nascita. Era l'angelo decaduto. La sua caduta portò più gravi conseguenze perché era il capo di tutte le generazioni. Quindi tutte le membra, come connaturale, dovevano sentire gli effetti del male del loro capo. Vedi dunque che quando una mia volontà è espressa, voluta e comandata, il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili. E solo la mia stessa volontà divina può riparare ad un tanto male, come successe ad Adamo. Invece quando non è espressa, sebbene la creatura è il dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato, se dentro del suo atto c'entra un bene e la pura gloria mia, però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio. E questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà ed anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi. A lui Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato e per di più si accrebbe, insomma, la colpa perché si è fatto fa fesso da un serpente, non da uno superiore a lui, perché nella divina volontà la natura angelica non è superiore a quella umana, è inferiore a quella umana. Anzi, capito? Ecco perché è successo quello di dire. Sì, poi te lo. Inferiori. Quindi dovrebbe essere si accrebbe la colpa perché certo. Colui che lo tiene. Esatto, esatto. Era inferiore come natura, era un essere superiore giusto. A lui, ma un vile serpente. Sì. Sì, perché la natura dell'uomo nella divina volontà è superiore alla natura angelica e tanto più alla natura angelica caduta, decaduta, cioè alla natura diabolica, cioè, e quindi si accrebbe la colpa perché quello da cui si è fatto fare fesso era un vile serpente. È superiore per il verbo? La natura umana è superiore a quella angelica? Per il verbo incarnato? Certamente, perché come dice Gesù, nello stato di grazia, la natura umana è superiore a quella angelica, perché proprio il verbo di Dio si è incarnato nella natura umana e quindi quando la materia, la natura umana è nella grazia, non è nient'altro inferiore alla natura completamente spirituale, ma anzi è più bella, è più completa, perché Dio ha deciso di entrare ad extra nella sua creazione in una natura dove c'è trasmissione, come abbiamo visto l'altra volta, di umano e di divino, di materiale e di spirituale. E quindi siete dei figli del Dio vivente, dice il Salmo numero 8. Sì, però pure se la natura umana è superiore a quella angelica, ecco. La natura del demonio, diciamo, è talmente più furba che c'ha più potere su di noi perché è capace di tentarci, noi siamo deboli, magari non ci facciamo tentare, quindi siamo pure superiori come natura. Però siamo più deboli. Perché? No, aspetta, no. La natura umana nello stato di grazia è ancora più nello stato della divina volontà, ma la natura umana decaduta, appesantita dal peccato originale e quindi indebolita, è chiaro che si rende, diciamo, inferiore. Però nello stato di grazia, dove non è attaccata, non è attaccabile dal nemico, perché è più furba, come dice Gesù, i miei figli potranno pure schiacciare con le mani i serpenti e gli scorpioni, non gli fanno niente. E quindi la natura umana in stato di grazia e a maggior ragione nella divina volontà è natura superiore a quella angelica. Sì. Non sapete che in effetti Satana non c'è stato praticamente, si è ribellato proprio perché in previsione di questi esatto. Saremmo stati figli della divina volontà, che saremmo stati superiori al Gesù è tempo che si è incarnato in natura umana. E basta perché Gesù si è incarnato e ci ha portato e ci porterà una. Vedete come ci troviamo questi retaggi, no? della Chiesa, sì. Dove anch'io mi ricordo, non lo so, qualche volta ho sentito che gli angeli sono superiori, non è vero proprio niente. Si parla di questi angeli.
Cioè, voglio dire, gli angeli sono servitori della volontà di Dio, operante sia in Dio che nella creatura. Quindi, alla luce delle verità del vivere e del non volere, della corretta conoscenza, è incorretto questo insegnamento che spesse volte viene dato della natura angelica che è superiore, non lo dicono neanche le scritture. Però dice il Vangelo: non sapete che noi genereremo gli angeli? Non sapete, bravissima. Questa frase mi ricordo. Supereremo gli angeli, giudicheremo gli angeli. Mi piace la parola, soltanto una certamente parola. È chiaro che la natura umana, con il fardello del peccato originale, non soltanto è inferiore alla natura angelica, ma è inferiore pure alle pietre. Sì. E quindi va a cadere dal punto va al punto più basso. Il peccato purtroppo l'ha fatta da padrone e ci ha reso inferiore, logico. Certo, però la natura umana nel peccato è inferiore pure alle rocce. Certo. Riprendo il pensiero, vedi dunque che quando la mia volontà è espressa, voluta e comandata, il peccato è più grave, le conseguenze sono irrimediabili. E solo la mia stessa volontà divina può riparare un tanto male, come è successo ad Adamo. Invece, quando non è espressa, sebbene la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato, se dentro del suo atto c'entra un bene e la pura gloria mia, però se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio. E questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà ed anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi. Chi è che non vuole essere sicuro d'un potere che acquista, tanto che giungono a fare la scrittura? Chi è che non vuole essere sicuro della fedeltà di un amico, della lealtà vera ad un servo? Onde per essere sicuro faccio conoscere che voglio i piccoli sacrifici, i quali le porteranno tutti i beni, la santità, e realizzeremo lo scopo per cui gli uomini furono creati. Invece, se saranno restii, tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali le piomberanno addosso. Però il non fare la mia volontà è sempre un male, più o meno male, secondo la conoscenza che di essa si possiede. Secondo la conoscenza. Certo. Secondo la conoscenza. La conoscenza. Cioè, quindi queste scritture. L'eccellenza di una volontà espressa è più grave, se no è meno grave. Pure sì, c'era una cosa sola che da quello che avevamo letto prima mi era venuta in mente l'immagine immediata che nel momento in cui Adamo pecca, Dio compie un'azione immediata a doppio, cioè in quell'istante ritira il dono della divina volontà, cioè non lo fa distruggere, è come se lo ritirasse in se stesso, promettendolo, riservando poi di darlo alle future generazioni, e lo rimette nel tempo, ovviamente con Maria Santissima, col suo Immacolato Concepimento. E allo stesso tempo promette la redenzione. Quindi è bello pensare che Dio, noi perdiamo tempo nelle nostre cose, Dio no, nel momento in cui c'è stato il peccato, Dio in un nanosecondo, in un flash, ha ritirato in sé quella promessa, quella di progenie pura, il dono della divina volontà in Adamo, quindi lo ritira da lui questa luce, e allo stesso tempo promette la redenzione. Quindi è come se deve fare uno scambio, dice: adesso io ti devo dare la redenzione prima, altrimenti tu non puoi riavere il dono della divina volontà. E poi questo dono della divina volontà come promessa si trasmette proprio di generazione in generazione, da Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Aronne, eccetera, eccetera, come benedizione. La benedizione, questo l'abbiamo già visto, no? Nell'Antico Testamento, che passava da padre e figlio e che poi è arrivata alla tribù di Giuda e ai suoi discendenti, era proprio quella promessa di redenzione completa, quella promessa di una progenie pura e immacolata. Quindi la benedizione, il dono della divina volontà, che è quasi come una sfera di luce, Dio ritira con una falce da Adamo, la rimette nella umanità in Maria Santissima. E quindi la fa arrivare a Maria Santissima tramite tutte le benedizioni che da Abramo e i suoi discendenti arrivano da padre in figlio fino ad arrivare a Giuseppe.
che era di stirpe regale. Ma quando facevano questa benedizione nell'Antico Testamento del padre in figlio, era la primogenitura, veniva fatta al primogenito? Sì. Ecco, al primogenito. Ecco. Però non sempre avveniva. Che la primogenitura, sì, sì, quella era una cosa grave, perché diciamo, era il dono della Divina Volontà che si era venduto. In questa benedizione si nascondeva il compimento della, diciamo, della perfetta promessa della redenzione. Però abbiamo visto come a volte pure quelle benedizioni hanno, non so se era primogenitura, ma hanno subito qualche trucco. Per esempio nel caso di Esaù e Giacobbe, mentre il primogenito era Esaù, la mamma fece quel trucco e fece vestire Giacobbe con le pelli, che sembrava peloso come il padre, perché Isacco era cieco, e quindi per sbaglio Isacco, cioè per sbaglio, ha dato la benedizione a Giacobbe invece a Esaù. Però dopo che gliel'ha data, poi dopo che se n'è accorto, non l'ha proprio più potuta ritirare, ormai era data. Quindi è come un passaggio solenne. Sì, però era chiaro che quello lì era degno di fare posizionamenti di sviluppi nel eccetera, no? Invece magari Saul forse non sarebbe stato capace. Certamente, infatti Saul era un tipo che amava la caccia e amava le cose, invece Giacobbe era un tipo più ritirato. Per questo il Signore ha permesso, diciamo, che venne fatto questo trucchetto, questo cambio, proprio per una questione di merito. Tant'è vero che poi, una volta data la benedizione, non si può più ritirare. Non è che il padre può cambiare idea, dice no, tu hai fatto il cattivo, no, adesso glielo do a tuo fratello. Una volta che la dai, è un atto solenne, irripetibile e irreversibile. Ma lì però c'era sempre la volontà del cielo, perché se no c'era successo. C'era sempre la ancora la danno. Ma certamente. Ancora gli ebrei danno questa solenne benedizione? Si aspettano il Messia, evidentemente sì. Ma è bello anche che i genitori vedono i figli e viceversa. Noi nel gruppo carismatico ci dicevano, noi non vedi i figli facciano venire a noi. La missione è reciproca, perché è bellissimo, tanto c'è la pace. La pace interiore, c'è la gioia, no? Bello. Sì, però la benedizione dell'Antico Testamento andava come? Proprio promessa del Redentore, quindi andava proprio, come dire, di padre in figlio, per tramandare la realizzazione della venuta del Messia. E quindi, è come dire, passare la palla, passare lo scettro. Volume 16, febbraio 28, 1924. Gesù Cristo chiarisce: come l'uomo si sottrasse dalla volontà suprema, respinse tutti questi doni, ma la divinità non se li ritirò in se stessa, ma li lasciò sospesi nella sua volontà, aspettando che la volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei creato. Volume 16, 28 febbraio 1924. Ripete: come la divinità decretò la creazione, mise fuori di sé tutto ciò che doveva dare alla creatura, i doni, le grazie, le carezze, i baci, l'amore che doveva manifestarle. Come uscì fuori il sole, le stelle, l'azzurro cielo e tutto il resto, così uscì fuori tutti i doni con cui doveva arricchire le anime. Ora, come l'uomo si sottrò dalla volontà suprema, respinse tutti questi doni, ma la divinità non se li ritirò in se stessa, ma li lasciò sospesi nella sua volontà, aspettando che la volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei creato, per mettere in corrente con l'umana natura i doni da lei stabiliti. Sicché stanno sospesi nella mia volontà tutte le finezze d'amore, i baci, le carezze, i doni, le comunicazioni ed i miei trasturbi innocenti che dovevo seguire con Adamo se non avesse peccato. La mia volontà vuole sgravarsi di questi cumuli di beni che aveva stabilito di dare alle creature, e perciò voglio stabilire la legge del vivere nel mio volere, per mettere in vigore tra creatore e creatura tutti questi beni sospesi. Mi interessa tanto questo riordinamento dell'umana volontà, che la divina, con la divina, e che del tutto vive in essa,
che fino a tanto che ciò non ottengo, mi sento come se la creazione non avesse il mio scopo primario. Del resto, io creai la creazione non perché ne avessi bisogno. Ero più che sufficientemente felice per me stesso. E se la creai, fu solo che ai tanti beni che contenevamo in noi stessi, volevamo un divertimento all'esterno di noi. Perciò il tutto fu creato e dentro d'un intenso sfogo del più puro amore nostro mettemmo fuori dal nostro alito onnipotente questa creatura per poterci trastullare con lei e lei felicitarsi con noi e con tutte le cose da noi create per amore suo. Che splendido, eh? Papà che vuole il figlio, lo vuole. Ora, non fu distruggere il nostro scopo che chi doveva servire solo per farci gioire e scherzare insieme col sottrarsi dalla nostra volontà ci servì d'amarezze e allontanandosi da noi invece di trastullarsi con noi si trastullò con le cose da noi create con le sue stesse passioni e da noi ci mise da parte. Non fu questo un capovolgere lo scopo di tutta la creazione? Vedi dunque come è necessario che ci rifacciamo dei nostri diritti, che la creatura ritorni nel nostro seno per ricominciare i nostri trastulli. Ma deve ritornare dove l'uomo fece incominciare il nostro dolore e vincolarsi con nodo indissolubile con la nostra eterna volontà. Deve smettere la sua per vivere della nostra. Perciò sto lavorando nell'anima. Volume 29, maggio 19, 1931. Stavo continuando i miei atti nel volere divino ed unendomi ai suoi atti che fece nella creazione per dargli l'omaggio, l'amore, l'adorazione per ciascuna cosa creata per amore delle creature. La mia povera mente si è portata nell'Eder, nell'atto della caduta dell'uomo e consideravo come il serpe infernale con la sua astuzia e bugia indusse Eva a sottrarsi dalla volontà del suo creatore ed Eva con i suoi modi lusinghieri indusse Adamo a cadere nello stesso peccato. Ora mentre ciò pensavo il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, il mio amore non si estinse per la caduta dell'uomo ma si riaccese di più e sebbene la mia giustizia giustamente lo punì e lo condannò, il mio amore, baciando la mia giustizia, senza trapporre tempo in mezzo, promise il futuro redentore. Bellissimo. E disse al serpe ingannatore con l'impero della mia potenza: tu te ne sei servito ad una donna per strapparmi l'uomo dalla mia volontà divina ed io, per mezzo di un'altra donna, che terrà in suo potere la potenza del mio fiat, abbatterò il tuo orgoglio e col suo piede immacolato ti schiaccerà la testa. Volume 16, dicembre 8, 23. Gesù confida a Luisa che Maria Santissima ricevette il germe del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, che la nobilitò, la restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse. Voglio far conoscere l'immacolato concepimento della Vergine concepita senza peccato. Tutto ciò che io, Verbo Eterno, dovevo fare nella mia assunta umanità formava un solo atto con quell'atto solo che contiene la mia divinità. Sicché prima che questa nobile creatura fosse concepita, tutto esisteva di ciò che doveva fare sulla terra il Verbo Eterno. Onde nell'atto che questa Vergine fu concepita, si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue, tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio. E restò concepita negli interminabili abissi dei miei meriti, del mio sangue divino, nel mare immenso delle mie pene. In virtù di essi restò immacolata, bella e pura. Al nemico sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei e non potette recarle nessun documento. Era giusto che chi doveva concepire il figlio di un Dio doveva essere prima lei concepita nelle opere di questo Dio
per poter tenere virtù di concepire quel verbo che doveva venire a redimere il genere umano. Sicché lei prima restò concepita in me, ed io restai concepito in lei. Oh, la bellezza di questa tenera piccina! Era un prodigio della grazia, un portento della nostra divinità. Crebbe come figlia nostra, fu il nostro decoro, la nostra allegrezza, l'onore e la gloria nostra. Luisa continua, pensavo nella mia mente, è vero che la mia regina mamma fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù, ma il sangue, il corpo furono concepiti nel seno di Sant'Anna, la quale non era esente dalla macchia d'origine. Dunque, come può essere che nulla ereditò dai tanti mali che tutti abbiamo ereditato dal peccato del nostro primo padre Adamo? E Gesù, figlia mia, tu non hai capito ancora che tutto il male sta nella volontà. La volontà travolse l'uomo, cioè la sua natura, non la natura travolse la volontà dell'uomo. Sicché la natura restò al suo posto, quale fu da me creata, nulla cambiò. Fu la sua volontà che si cambiò, si mise niente meno contro una volontà divina, e questa volontà ribelle travolse la sua natura, la debilitò, la contaminò e la rese schiava di vilissime passioni. Alla mia mamma l'essere concepita in una creatura della razza umana non le recò nessun documento, perché la sua anima era immune da ogni colpa. Tra la sua volontà e quella del suo Dio non c'era divisione. Le correnti divine non trovavano intoppo né opposizione per riversarsi su di lei. In ogni istante stava sotto la pioggia dirotta di nuove grazie. Onde con questa volontà e quest'anima tutta santa, tutta pura, tutta bella, il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restò profumato, riabilitato, ordinato, divinizzato, in modo da restare esente anche da tutti i mali naturali di cui è invasa l'umana natura. Ah, fu proprio lei che ricevette il germe del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, che la nobilitò e la restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse. Anzi, lo sorpassò. L'abbellì di più ancora e continui flussi di quel fiat che ha solo virtù di riprodurre immagini tutte simili a colui che le ha create. E in virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei è per grazia. In virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei è per grazia. La nostra volontà tutto può fare, dovunque giungere, quando l'anima ci dà libertà di agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro operato. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Mamma Santa. Sì. Oh no, possiamo chiudere con questa nota con cui Gesù dice che, ecco, Maria superò anche il vero stato di origine. E all'inizio del volume 14 Gesù dice la stessa cosa. Con la redenzione con cui l'uomo venne abbellito dalle piaghe, dai diademi dell'umanità sofferente di Cristo, la creatura supera addirittura lo stato di origine, lo stato della bellezza di Adamo. Per cui diciamo al nostro Dio che addirittura vuole restaurare lo stato di origine, ma ci vuole fare ancora più belli di come fece uscire Adamo dalle sue mani creatrici. Per questo, per tutto questo giorno, diamo un atto di ringraziamento, di lode, di gloria, e grazie per il cenacolo. Fiat. Prendiamo il pensiero. Stando tutto ciò che in tutte le cose create Dio vincolava il suo amore verso ciascuna creatura, in esse entrava il dovere di ricambiare Dio con il suo piccolo amore, con la gratitudine, con il suo grazie verso chi tanto aveva fatto per lei. Questo non ricambiare Dio in amore per tutto ciò che ha fatto nella creazione per l'uomo è la prima frode che fa la creatura a Dio,
è un usurpare i suoi doni senza neppure riconoscerli da dove vengono e chi tanto l'ha amato. Perciò è il primo dovere della creatura. Questo è sempre quel volume 18, il 9 agosto del 25. Che c'è in vari altri brani pure. Ed è tanto indispensabile questo dovere ed importante che colei che prese a petto tutta la nostra gloria, la nostra difesa, il nostro interesse, non faceva altro che girare per tutte le sfere, che Maria Santissima, dalla più piccola alla più grande delle cose da Dio create, per imprimere il suo ricambio d'amore, di gloria, di ringraziamento per tutti e a nome di tutte le umane generazioni. Ah, sì, fu proprio la mia mamma celeste che riempì cieli e terra del ricambio a tutto ciò che Dio aveva fatto nella creazione. Anche lei, da dove Adamo ha lasciato, ha incominciato a ripreso tutto a dare quel ricambio, ma in modo eccelso. Dopo di lei fu la mia umanità che compì questo dovere sì sacrosanto, a cui tanto la creatura aveva mancato, dal primo peccato in poi, e che mi rese propizio il mio Padre Celeste verso l'uomo colpevole. Tutte le cose create non furono altro che un atto della nostra volontà che le mise fuori. Né esse possono spostarsi, né cambiare effetti, né posizione, nell'ufficio che ciascuna ricevette dal suo creatore. Esse non sono altro che specchi dove l'uomo doveva mirare i riflessi delle qualità del suo creatore. Dove la potenza, dove la bellezza, in altre cose create la bontà, l'immensità, la luce, eccetera. Insomma, ogni cosa creata predica all'uomo le qualità del suo creatore e con voci mute gli dicono quanto lo amo. Invece nel creare l'uomo non fu la nostra sola volontà, ma una emanazione che uscì dal nostro seno, una parte di noi stessi che infondemmo in lui. E perciò lo creammo libero di volontà, a ciò crescesse sempre in bellezza, in sapienza, in virtù. A somiglianza nostra lui poteva moltiplicare i suoi beni, le sue grazie. Certo che l'ha creata una meraviglia l'uomo. A somiglianza nostra poteva moltiplicare i suoi beni e le sue grazie. Ma voglio anche adesso. Io insegno ai ragazzini che sono il Signore che ce l'abbiamo. Io insegno. Oh, se no, se un sole fosse libero di volontà e potesse fare da uno due soli, da due quattro soli, quale gloria, quale onore non darebbe al suo creatore, quanta gloria anche a se stesso. Eppure ciò che non possono fare le cose create, perché prive di libero arbitrio e perché furono create perché dovevano servire l'uomo, lo può fare l'uomo, perché doveva servire a Dio. Sicché tutto il nostro amore era centrato nell'uomo. Nostro è sempre la Trinità Santissima, quel nostro è il plurale. E perciò mettemmo tutto il creato a sua disposizione, tutto ordinato intorno a lui, perché l'uomo se ne servisse delle opere nostre come tante scale e vie per venire a noi, per conoscerci e amarci. Ma qual è il nostro dolore nel vedere l'uomo al di sotto delle nostre cose create, anzi trasformata dal peccato in bruttezza la sua bell'anima data da noi? Non solo non cresciuto nel bene, ma orrido a vedersi. Eppure, come se tutto ciò che fu creato per lui non bastasse al nostro amore, per custodire questo libero arbitrio gli facemmo il dono più grande, che superò tutti gli altri doni, cioè gli demmo la nostra volontà per preservativo, come antidoto, come preventivo e aiuto alla sua libera volontà. Allora, riprendo il pensiero, per custodire questo libero arbitrio gli facemmo il dono più grande che superò tutti gli altri doni, cioè gli demmo la nostra volontà per preservativo, per antidoto, come preventivo e aiuto alla sua libera volontà. Sicché la nostra volontà si mise a sua disposizione per dargli tutti quegli aiuti di cui l'uomo avesse bisogno.
pensi che la nostra volontà gli fu data come vita primaria e atto primo di tutte le sue opere. Abbiamo la volontà divina come vita primaria e atto primo di tutte le opere nostre. Dovendo lui crescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema che non solo facesse compagnia alla sua umana volontà, ma che si sostituisse all'opera della creazione. Della creatura. Si sostituisse all'opera della creatura. Ma anche per questo gran dono disprezzò e non lo volle conoscere. Non se ne rese conto. La nostra volontà entra nella vita primaria della creatura e fino a tanto che tiene il suo atto primo, la sua vita, la creatura cresce sempre in grazia, in luce, in bellezza, conserva il vincolo dell'atto primo della sua creazione. E noi riceviamo la gloria di tutte le cose create, perché servono alla nostra volontà operante nella creatura, scopo unico di tutta la creazione, che la volontà divina regni nella creatura. Perciò ti raccomando che la nostra volontà sia per te più che vita e l'atto primo di tutte le tue azioni. Sì. Volevo solo testare se si sente il microfono. Benissimo. Sì. No, non so se qualcuno vuole commentare qualcosa, ma questo passo qui è importantissimo, è il primo passo, il primo capitolo del volume 18. E, innanzitutto dove dice il ricambio della creatura al creatore per tutte le cose create è il primo dovere della creatura. Quindi Luisa nel volume 17-16 inizia a fare i giri della creazione, no? E Gesù e Luisa all'inizio mette sempre il suo piccolo chiamo, dice anche come fosse un piccolo ritornello. Ancora prima del ti amo, lei riconosce nelle cose create il dominio divino, riconosce ancora prima del dire ti amo, il primo passo nel giro della creazione, dice io vengo nel cielo e riconosco il tuo dominio divino, riconosco che il cielo è un atto di divina volontà. E quindi cercando di riconoscere quest'atto di divina volontà, si cerca di capire in che cosa consiste quest'atto. È l'atto dell'immensità, l'atto dell'infinità, l'atto della purezza, l'atto del vuoto infinito dove Dio vuole mettere la creazione. Non soltanto il vuoto infinito materiale, dove Dio vuole mettere la creazione materiale, ma il vuoto infinito dell'anima nostra, dove Dio vuole mettere la creazione spirituale degli atti nella divina volontà. Quindi riconoscere il dominio divino in ogni cosa creata va di pari passo con la creazione che Dio vuole fare nell'anima nostra, la creazione esterna, il cielo, il vuoto in cui mette le stelle, in cui mette la luna, in cui mette il sole, in cui mette il vento e il mare e la terra e le piante e gli animali, va di pari passo con il tipo di creazione spirituale che Dio vuole fare all'interno dell'anima nostra. Quindi questo vuol dire anche girare nella creazione, vuol dire riconoscere quegli atti di volontà divina che Dio fa, che noi Marina, ti stiamo perdendo. Allora, questo è il primo dovere. Marina, scusa, sì. Ripeti l'ultima frase perché ti abbiamo persa. Sì. Per favore. Allora, cioè, è importante, secondo me, vedere il parallelo tra la creazione materiale
e la creazione spirituale che Dio vuole fare nella nostra anima. Si sente? Sì, va bene, va bene. È importantissimo. Per cui dà un'altra importanza al giro nella creazione, perché così come noi giriamo nella creazione, riconosciamo il dominio divino, la presenza della divina volontà, l'atto di divina volontà chiamato cielo, l'atto della divina volontà chiamato stelle, l'atto della divina volontà chiamato luna, eccetera. Riconoscendo questi atti, amando questi atti, inglobando questi atti, non facciamo altro che consentire alla divina volontà di formare quello stesso tipo di creazione infinita divina nell'anima nostra, ed è così che noi diventiamo immagine della. C'è andata. C'è sparita. Amato sole. Mi sentiamo? Ci sentiamo? Adesso sì, però abbiamo perso ciò che hai detto. Mi spiace. Vabbè, non importa. L'atto di divina volontà chiamato sole qual era? Sì, è l'atto della luce, della fecondità, degli effetti infiniti che fa la divina volontà nell'anima nostra. Diciamo, questo è uno spunto, abbiamo fatto adesso un giro nella creazione, però mi piace vedere il parallelo tra la creazione materiale e la creazione spirituale che Gesù vuole fare in noi. Allora, per fare questo, l'entrare nelle cose create e il ringraziarle e riconoscere la divina volontà nella creazione è il primo dovere della creatura. Ci sentiamo? Sì. Questo è importante perché lo possiamo vedere anche nel libro della Vergine Maria o anche nel primo capitolo che parla dell'Immacolato Concepimento di Maria, quello del volume 15, dove dice Gesù a Luisa: vuoi sapere qual è il primo atto che fece la reginella nel momento in cui venne alla luce? Il primo atto che fece quando nacque? Lei. Hello. Cara, mi dispiace, questa mattina va così. Poi ci sei o non ci sei? Ci siamo? Adesso ci sei, però non c'eri più prima. Vieni, dimmi, vieni. Vieni, vieni. Ci siamo? Sì. Sì. Togli il video. Te l'ho tolto il video. Ah, sì, è vero. No, va bene, quindi, hello? Sì, sì, sì. E quindi questo primo dovere, come dice Gesù, l'ha fatto anche nostra Madre Santissima. Lei ha girato tutte le cose create, ha dato un grazie in tutte le cose create e in nome di ogni creatura, passata, presente e futura. Ci sentiamo? Sì, benissimo. Volevo dire un'unica cosa, poi vi lascio parlare voi, così o no. Mi piace questa frase perché è chiarissima, dove dice: dovendo lui, cioè l'uomo, crescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema. Questa frasetta semplice semplice ci dice semplicemente che per obbedire al comando di creazione, crescete e moltiplicatevi, che innanzitutto l'uomo deve fare nuovi atti spirituali, quindi deve crescere nell'immagine e nella somiglianza di Dio, in grazia e in bellezza, come crebbe l'umanità di Gesù di fronte agli uomini, di fronte a Dio. Per quindi obbedire al comando del crescete e moltiplicatevi, l'uomo ha bisogno di una volontà suprema, quindi la necessità del dono della divina volontà nella creazione dell'uomo. Quindi, dovendo crescere e moltiplicarsi l'uomo, ha bisogno della volontà suprema. Perché? Perché soltanto la volontà suprema ha l'atto creante, ha la potenza creatrice, ha l'atto sempre crescente. Infatti, mentre nelle cose create la divina volontà mise l'atto creante e l'atto preservante, nell'uomo mise l'atto creante
l'atto preservante e l'atto crescente. Quindi nell'uomo la divina volontà non ha finito la creazione, mentre la creazione materiale è fissa, nella creatura la divina volontà deve continuare a creare, e quindi c'è bisogno dell'operare della divina volontà nell'uomo per continuare questa creazione spirituale, ma non meno reale, cioè creazione degli atti della divina volontà nell'uomo. Adesso lascio a voi. È spontaneo vedere come c'è la mano di Dio in tutte le cose create, che le guardi e te senti salire al cielo, perché sono così belle, così perfette. Il fiore ha tutte le sfumature, il pesciolino ha colore. Tutti i fiori che cresce e tutte le colle, quei fiori, quei colori, è una cosa così, che io non ho incantato. E certo che pensa Signore, io anche prima ci pensavo, quanto sei grande, insomma, quanto sei il cielo, le stelle, il sole, e tutte queste cose. Io non ho incantato fin da prima, anche se non sapevo esattamente come ora tutte queste belle cose, no? Ti viene spontaneo, ti vanno incantate dai fiori. E i pesciolini dell'oceano, poi ne parliamo proprio, l'acquario, dove si andare all'acquario, ma non si chiamano. Guardate questi colori, questi ciuffetti, sembrano uno con il ciuffetto, l'altro con il ciclato, con le strisce. È una cosa che a te te rimane sbagliata. Non si fa a pensare che c'è la mano di Dio lì, perfetta. Perfetta! Allora anche Dio è la perfezione. Che bello, grazie. Bello, uno sempre, questa cosa. Bellissima. Bello. E infatti si dice che la stessa prova dell'esistenza di Dio è la creazione. Esatto. Dice soltanto uno stolto non vede, non può vedere la mano di Dio nel creato. Cioè, e invece la scienza cerca di arrabattarsi come può per togliere Dio dalla creazione. Non lo so. Ecco. Parla da sé, non c'è bisogno. Quando poi pensiamo, non soltanto riconosciamo la mano di Dio nelle cose create, ma riconosciamo che queste cose create, adesso questo è il passo in avanti nella divina volontà, queste cose create sono un atto, il pesciolino che guizza è un atto della volontà di Dio chiamato pesciolino, che è il suo moto frizzante, il suo vigore, la sua freschezza, la sua gioia e anche l'abbandono, così come il pesciolino non ha bisogno di andare a trovare il cibo, ma basta che apre la bocca e si nutre di plankton. Lo stesso mare costituisce il suo letto, la sua casa, il suo gioco, il suo cibo. E l'immagine è l'atto che dice che la creatura sguizza dentro la divina volontà e la divina volontà deve, così come il mare costituisce per il pesciolino il letto, la casa, il gioco, il cibo, così la divina volontà però della creatura deve costituire tutto, la casa, il cibo, la felicità e tutto quanto. Quindi vediamo proprio che ogni cosa creata è un atto specifico di volontà di Dio. Non solo noi riconosciamo Dio nella cosa creata, ma ci cibiamo, riceviamo quest'atto creante, quest'atto di volontà divina che si deve formare in noi. Quindi in noi si deve creare quest'atto chiamato pesciolino, perché stiamo così sempre con la bocca aperta a ricevere girando continuamente nella volontà divina, nel mare della volontà divina, stiamo sempre a giocosi, a scoprire nuove cose e a ricevere sempre il nostro nutrimento. Quanto è bello l'atto di volontà divina chiamato pesciolino. Una volta mi ricordo, all'inizio, in Toscana, lungo la strada c'erano dei fiori. Io guardo questi fiori e pensavo alla mia volontà e pregavo. E sembrava che palpitavo, mi sentivo palpitanti questi fiori. Mi dicevo, no, passo di là, e c'erano più. Erano falciati, che sulla strada. Ci rimasi così male. Loro sentivo palpitare questi fiori, io mi pregavo di lontà e adoravo Gesù, in questi fiori che rispondevano. Mamma mia. Beh, Adamo era così all'inizio, che non poteva. Che cambio d'amore. Lui sentiva tutta l'amore, la volontà di tutte le cose. D'altra parte mi piaceva Apocrifi che racconta quando per il vento camminavano per strada i fiori. Sì, si giravano, sì. E invece la realtà. È la realtà. Quando stai nel mare che ti seguono le farfalline, vivono.
mi ha capito tanto questa cosa qua. È una cosa di mia volontà, quindi amarla, adorarla, riconoscere, la presa in amore, sì, in tutte le cose create, perché noi prima non facevamo caso a questo, non riconoscevamo prima di E infatti volontà. Dice la divina volontà che stabilisce nell'anima il rapporto tra il creatore e il creante, ci dà gli occhi per vedere gli atti della divina volontà, ci dà l'udito e l'intelligenza per capire e comprendere questi atti di divina volontà. Quindi è dentro la divina volontà che pian piano che entriamo sempre di più nelle cose create, le vediamo come ci dice la grazia, palpitanti, vive, che ci vanno costantemente il nutrimento e ci portano sempre il nuovo atto di grazia, di conoscenza e di amore di Dio. Io volevo dire una cosa che avevo in mente nel riconoscere anche a volte questo disordine portato dalla mancanza di vita nella mia volontà, anche nella creazione, che purtroppo ha delle conseguenze anche nella creazione. Certo. Quindi l'importanza di concretamente anche poi chiedere in parte fare gli atti di riparazione anche per questo. E poi di anche concretamente rispettare sì, certo, quindi gli altri, l'ambiente, le cose, insomma, ecco, quindi questo legame imprescindibile tra l'uomo e la creatura, ma prima di tutto tra l'uomo e la volontà di Dio, e quindi la creazione in qualche modo è sempre legata anche a essendo presente lì la volontà di Dio, esatto, le risente, sì, quindi certo, c'è risente, un'unica e viene addosso, un unico diciamo un unico come si dice, un'unica realtà. Sì, ma è bellissimo quello che ci dice, no? È importante quello che ci dice Valentina, perché questo è poi il punto. Non soltanto noi diamo gloria a Dio, ma dobbiamo come in ogni cosa riparare per la passione. Proprio Gesù così la chiama all'inizio del volume 23. Mi sentite? Sì. Ah, così come la passione che la divina volontà soffre in Gesù, e la vediamo come nell'agonia, in Gesù lo vediamo sudare sangue, ma noi è la stessa tipo di passione, perché è la stessa volontà divina che soffre nell'umanità di Cristo, la stessa volontà divina soffre la passione nelle cose create. E quindi la passione della divina volontà si estende a tutto, e quindi così come c'è le ore della passione in Cristo, questa passione si estende a tutte le cose create. Il primo passo del volume 23, il 17 settembre del 29, mi pare, volume 23, parla della passione della divina volontà nella creazione e come dobbiamo riparare a questa passione con atti di riparazione. E anche poi, come ci dice Valentina, gli atti concreti di rispetto e di armonia con il creato, cioè se io faccio i giri nella creazione e poi non faccio la differenziata, butto le cose per terra, non ha senso, è un controsenso, è una bugia che sto facendo. Quindi di concreto i figli della divina volontà devono essere amici e protettori non solo degli atti di divina volontà nella creazione, ma anche della creazione materiale, e quindi impegnarsi a essere d'esempio nel rispetto della creazione. Pina, prendi il libro, Pina, ti chiedi la pagina. Sullo scaffale in alto, no, sotto, sullo scaffale a sinistra e sotto. Volume 33, in fondo, sotto. Sotto. Volume 33, 18 novembre del 34. Ci dice l'amore di Dio, titoletto. Che numero è? Trovato? 101. Hai trovato? Sì, questa. Sì. L'amore di Dio nella creazione, titoletto, il sacrificio che fa l'amore della sua gloria e il suo grido continuo che vuole la creatura in tutte le cose create, come dicevamo adesso, perché gli dia il ricambio che tutte le cose gli avrebbero dato se tutta la creazione avesse ragione.
Luisa scrive: sono sempre in cerca degli atti che continuamente fa la Divina Volontà. E siccome non si fa trovare mai senza far nulla, ma sempre in atto operante, oh, com'è bello poter dire al mio Creatore che il suo Fiat divino mi ama tanto che sta distendendo il cielo, creando il sole, dando la vita al vento e a tutte le altre cose perché mi ama. Ed è tanto il suo amore che mi dice coi fatti e con le parole: per te faccio questo. Non feci, ma faccio. A noi tanto ci costa il creare quanto il conservare le opere nostre. Perciò sta facendo. D'altra parte il tempo è una creazione creata per noi. Onde giravo nella creazione, ed il cielo, le stelle, il sole e tutto pareva che mi venivano incontro col loro ritornello. Per te ci ha creati il nostro Creatore, perché ti ama. Perciò vieni ad amare chi tanto ti ha amato. Luisa scrive: io mi sperdevo nelle cose create e il mio sempre amabile Gesù, facendosi incontro, soffermandomi, mi ha detto: mia piccola figlia del mio volere divino, il nostro amore fu tanto che lo è tuttora nella creazione, che se la creatura facesse attenzione resterebbe affogata dal nostro amore e non saprebbe fare altro che amarci. Come il fiorellino, come il pescevino. Senti, figlia mia, dove giunse il nostro amore per la creatura. Noi creammo la creazione tutta senza ragione. Oh, se l'avessimo dotata di ragione, qual gloria non ci sarebbe data. Ma no, il grido del nostro amore gridò più forte della nostra gloria e quasi ci impedì di dar la ragione alla creazione. E gridando forte ci disse: è per amore della creatura che tutto abbiamo creato, quindi ad essa la ragione, affinché venga nel cielo per ricambiarci in amore incessante ed in perenne gloria, perché distendemmo un cielo sul suo capo. Ed in ogni stella sentiamo il suo grido d'amore che ci ama con amore irremovibile. Venga nel sole e trasformandosi in esso, come se fosse suo, ci ricambi con amore di luce, con amore di dolcezza, e ci dà il ricambio d'amore dell'amministrazione dei nostri beni che il sole le dà. Chiaro questo? Fino a un certo punto, sì. Come a un certo punto? Zitto, lascia sentire. No, sentiamo Grazia, voglio sentire Grazia. Siccome è chiaro, certo che è chiaro, tutto parla di Dio, di tutte le cose create, e lui è chiaro, no? Sì, no, ci dice che qui in particolare, ovviamente sì, è chiaro, è bello giusto ripetercelo, ci spiega perché Dio non ha dato ragione alle cose create. La sua gloria, diceva, ma sai che bella gloria, immagina se il cielo avesse, il sole avesse ragione, e ad ogni palpito, ad ogni pulsazione di luce, dice: ti amo mio Dio, ti amo mio Creatore, con la tua stessa luce. Allora ogni cosa creata avrebbe potuto dare la propria gloria, con la propria ragione, col proprio intelletto a Dio. Ma l'amore, perché? L'amore perché l'uomo è stato creato, le sono state create per l'uomo, quindi Dio si è, come fosse, si è interrotto, ha fatto dipendere la gloria che lui deve ricevere dalla creazione, l'ha resa dipendente dall'uomo e quindi si è legato le mani. Il suo amore ha gridato più forte della sua gloria: è per la creatura che tu hai creato queste cose, quindi a lei devi dare la ragione, non alle cose create, ed è la creatura che entrerà in tutte le cose create e darà a loro ragione. Quindi il compimento della creazione dipende dall'uomo, dipende dalla sua libera volontà intelligente. La gloria di Dio avrebbe potuto farselo da sola, ma l'amore ha gridato più forte, ha detto: no,
tu devi dipendere dalla creatura, è da lei che deve dipendere questo, soltanto a lei darai una libera ragione, una libera volontà intelligente, ed è con questa libera volontà intelligente che la creatura entrerà nelle cose create e darà loro voce e ragione. Quindi l'amore che grida più forte della gloria. Una volta la Madonna Medjugorje disse: guardate anche il più piccolo fiore. Allora, passando per un giardino, vedi una mandriglia piccola, un porcione piccolo, piccolo, perfetto. Mi si è emozionata, era così perfetto, piccolino, bello, tutto bellissimo. Io sono rimasta emozionata, non lo scorderò mai, perché fu il prelude, ma non mi disse: guardate anche la creazione. Lui disse proprio la Madonna Medjugorje. Ma in quello è glorificato, amato, adorato Dio, la sua volontà. Quanto era bello, l'opera, l'opera di Dio. Piccolino, tutto perfetto, è una cosa, anche di piccolissimo, bocciolino, piccolino. E quindi l'unica cosa che manca a quel fiorellino perfetto è una libera volontà intelligente, l'intelligenza del fiore che dice: grazie mio Dio che mi hai creato così bello, ti voglio cantare il tuo stesso amore. Allora questa lui non ce l'ha il fiorellino, però ce l'ha l'uomo. Allora noi entriamo nell'atto di Dio chiamato fiorellino, chiamato non ti scordar di me, e cantiamo a Dio con la nostra ragione, con la nostra intelligenza, con la nostra voce: mio Dio, lo so che non ti scordi mai di me, mi hai fatto piccolino, mi hai fatto nascosto, ma io sono nel centro della creazione, come se possedessi tutto, perché sono piccolo, sono nascosto, ma sono opera del mio Dio, per questo ti do gloria, amore e ringraziamento, più del sole. Ecco. E questo è dare voce e ragione al piccolo non ti scordar di me. Sì, sì, è una gioia, io grazie, io sì, non solo appunto contemplare, ma appunto dai questo ricambio, sì, questo riconoscere e l'azione al Signore che l'ha creato, per noi. Per fare quest'atto, dare alle cose create voce, ragione, intelligenza. E qua dice anche di riconoscere in ogni cosa i beni che ci porta. Ecco, che ci porta. L'acqua ci lava, il sole ci stampa, ci fonda. Attraverso pure di più, non solo. Cioè, diciamo, anche una ricerca di andare a trovare proprio tutto il bene che c'è in ogni cosa. Se fosse il sole che feconda, non potremmo mangiare, sì. Noi, no? Certamente, ma infatti ecco, diciamo che in ogni cosa creata c'è lo scopo per cui la cosa è stata creata, quindi qual è il bene materiale? Dobbiamo riconoscere i due beni che ci viene, il bene materiale e il bene divino, il bene spirituale, il bene contenuto nell'atto della divina volontà. Diciamo che nello stato di grazia, se guardiamo anche a San Francesco nella grazia aveva già, con quello che lui conosceva della creazione, aveva già intuito e aveva già sentito di voler ringraziare Dio per ogni cosa creata e per lo scopo per cui la cosa è stata creata. Grazie Signore per il sole bello che ci feconda, che ci illumina, per l'acqua fresca che ci lava, che ci disseta, che ci irriga, che ci feconda, che ci ravviva, che ci rinfresca, eccetera eccetera. Questo è riconoscere lo scopo per cui le cose materiali sono state create. Oltre a questo, entrando nella divina volontà, non, questo lo facciamo ed è importantissimo, ma di più, oltre a questo, riconosciamo non soltanto lo scopo e i beni materiali che ci vengono, o emozionali, o spirituali, o fisici, che ci vengono dalle cose create, ma l'atto della divina volontà, l'atto divino, la vita di Dio che crea e preserva la cosa creata, l'atto chiamato acqua. L'atto chiamato acqua non ci disseta soltanto fisicamente, è un atto in cui se io entro nella divina volontà e trovo l'atto di Dio chiamato acqua, trovo la freschezza della grazia, trovo dei beni divini, dei canali di grazia, di conoscenza, di amore che si sprigionano, che si aprono
molto al di là dei benefici materiali. Quindi, oltre a quei benefici materiali, l'atto chiamato acqua è un atto che vuole costantemente irrigare la mia anima per renderla feconda di atti di volontà divina. E quindi nell'oceano entriamo nell'atto della immensità divina, entriamo nell'atto del continuo mormorare che dà la vita, entriamo nell'atto della sapienza che è la profondità, entriamo nell'atto della potenza che è le onde che si innalzano, entriamo nell'atto della pace. E quindi c'è tutto questo altro orizzonte, quest'altra realtà in cui i santi del passato non hanno potuto entrare proprio perché Dio non aveva ancora manifestato e aperto la sua volontà per far conoscere che cosa sono quegli atti di volontà divina e quindi mettere a disposizione tutto il canale di beni, di grazie e di conoscenza che sono in questi atti chiamati acqua, chiamati sole, al di là dei benefici materiali che noi riceviamo. Non so se mi sono spiegata. Comunque tutta la reazione c'è perché noi siamo anche materia, non siamo soltanto spirito, cioè abbiamo anche la materia. E senza queste cose non potremmo vivere, no? L'ho detto il padre questo, io ho letto il padre, dice io creai degli esseri, pensai. E dopo la ribellione degli angeli, pensai di fare degli esseri, ma come? Dovevi pensare a degli esseri che erano materiali e spirituali. E per prima di creare gli esseri, dovevo preparare la creazione, come una culla, come tu sei tutto pronto per mangiare, dormire, e però nello spirito, nella gioia. Certamente, siccome noi appunto siamo matura materiale e spirituale e la natura materiale deve essere docile ancella a servizio dello spirito, appunto i benefici materiali non sono altro che un simbolo, una rappresentazione dei benefici spirituali, quindi c'è la supremazia del beneficio spirituale e il beneficio materiale serve a farci vivere nel corpo, ma anche a darci l'idea, ad insegnarci il beneficio spirituale. Quindi, come si dice nel volume 13, nel volume 14, tutto nella vita naturale non è nient'altro che una rappresentazione, un atto che rappresenta la vita spirituale. Perciò vogliamo la creatura, Dio che parla, Gesù. Perciò vogliamo la creatura in tutte le cose create con diritto di giustizia, perché ci dia il ricambio che ci avrebbero dato se tutta la creazione avesse ragione. Ecco, perciò la dotammo di ragione, la creatura, e vogliamo che la nostra volontà la dominasse ed avesse il suo posto regio come lo tiene nella creazione, affinché unificandola con tutte le cose create comprendesse tutte le nostre note d'amore verso di essa e ce le ricambiasse con le sue note d'amore incessante e di gloria perenne. Noi mai smettiamo di amarla coi fatti e con le parole, ed essa è obbligata ad amarci sempre e non restarsi indietro, ma venirci incontro e mettere il suo amore sulle stesse nostre note amorose. Purtroppo ci ne scordiamo troppo. Sì, invece non si scorda. Io la mattina me la lavo, dico, ecco, la frase del padre che dice nel libro. Oltre di ciò, il nostro amore, che non dice mai basta, vuol sempre dare alla creatura. Ne resta contento se non trova nuove invenzioni d'amore per dirle ti ho amato sempre e con amore operante. Quindi ciascuna cosa creata il nostro Fiat metteva dentro e le investiva d'un amore distinto l'uno dall'altro per dirle ti amo potentemente. In un'altra cosa creata metteva la dolcezza del nostro amore. Bellissimo. E dove l'amabilità? E dove la soavità? E dove il nostro amore che rapisce, che lega, che vince? In modo che la creatura non ci avrebbe potuto resistere. Insomma, in ogni cosa creata mettevamo l'arma del nostro amore distinto. Possiamo dire che il nostro Fiat metteva nella creazione un esercito armato d'amore, con armi l'una più potente dell'altra. E dotando la creatura di ragione, la creatura doveva comprendere e ricevere tutte queste armi d'amore per mezzo delle cose create. E restando essa investita da queste specialità d'armi d'amore,
doveva poterci dire, non solo con le parole, ma coi fatti, come facciamo noi. Ti amo con amore potente. Il mio amore è dolce, è amabile e soave per te. Tanto che mi sento languire, vengo meno, sento il bisogno delle tue braccia per sostenermi. E sorretta da te, sento che il mio amore ti rapisce, ti lega, ti vince. Sono le tue stesse armi d'amore con cui mi hai amato, che ti amano, che muovono battaglia ad amarci. Bello. Figlia mia, quanto amore nascosto contiene la creazione. E siccome la creatura non si eleva nella nostra volontà, non viene a vivere in essa, con tutto che ha la sua ragione, non ne comprende nulla. E noi restiamo senza ricambio a noi con giustizia dovuto. E il nostro amore che fa? Con pazienza invita, aspetta e continua il suo grido che vuole essere amato dalla creatura. Infatti dice, sono sempre solo Gesù, anche quelli che vengono alla Santa Messa, sono solo, perché il loro cuore sta altrove e non sono proprio presenti nell'amore vero e sincero di Gesù, che fa compagnia l'amore nostro, nel suo amore, no? Io vi saluto, ci sono ospiti, vi ringrazio infinitamente, continuiamo sempre nella Divina Volontà, ciao a tutti. Sempre buona domenica, grazie, ciao. 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 Ciao, grazie. Io volevo dire una cosa, per esempio il cagnolino, che quando muore il padrone va fino dove lo seppelliscono, sta lì, e poi gli dici salta, vieni qua, vieni là, capisci? Quindi un po' di ragione che è. Istintivo, no, è istintivo. È istintivo? Che cos'è quello? Lui è intelligente. No, l'intelligenza dell'uomo, l'intelligenza è una qualità. L'intelligenza anche loro è limitata. Animale, la resta. Ma non è l'intelligenza che Dio ha dato alla creatura uomo. Ha dato l'istinto, quindi l'istinto è sempre intelligente, cioè sempre. Come il castoro che fa sul fiume tutte quelle legne, le mette a posto, cioè castoro fa queste cose da uno, glielo ha insegnato, glielo fa fare il padre, che sto glielo fa fare, certo. Dio ha messo un riflesso di se stesso in tutte le cose create, sì, pure, perché poi servono anche a noi, ma servono anche a loro, ma anche a noi, se dovessi dire. Questa la dobbiamo dire, una cosa bellissima, dopo dove venire. Abbiamo visto un documentario, paga, c'era questo uccellino. Però sono le chiavi? No, c'è il cellulare. Allora ti dico perché ti... Ah, sì, come faccio io per strada, sì. No, non ci sono delle cose. No, non c'è un cellulare. È bello per attirare la compagna. Pensa tu che meraviglia, è spettacolare, è vero, questa ancora di più non è notato, mi sembra già so, questa è importante. Ci seguiamo ancora gli insegnamenti che Gesù ci dà. Perché paone, paone, ma appunto sempre, l'abbiamo detto, avete dei preghiere. Era sempre scritto così. Ad esempio, a parte gli scherzi, vedo che i bambini anche i documentari sono accettati. Allora, qual è il problema? No, no, gli stavo spiegando che qui, diciamo, tutto quello che è scritto qui sta non nel volume. Che il libro di creazione di Arrao è per spassare il mare, la raccolta di Crani dei 36 volumi su questo che è la creazione del mondo. Allora, Marina, volume 33, deve pulire, tenere in ordine. Sai che sta facendo la traduzione in inglese dei volumi? Di Gesù, mi pare che tu stai facendo il 33 o 34 dei volumi. Sì, quello che stavo nel volume 33. Allora, questo è 33, febbraio, 24 febbraio. Allora, adesso sentiamo ciò che ci dice Gesù adesso. Para le nostre necessità, allora, la ragione è l'occhio dell'anima e luce che le fa conoscere il bello delle sue opere buone. Quali sono i diritti della Divina Volontà? Questo è il titoletto. Gesù continua, noi dotammo la creatura di ragione, noi la Trinità Santissima,
perché conoscesse la dotava di ragione, perché conoscesse il bene e il male che facesse. Ed in ogni atto che facesse, se buono, fosse dotata di nuovo merito, nuova grazia, nuova bellezza ed unione maggiore col suo creatore. Se cattivo, ne subisse una pena, la qual pena fa sentire la debolezza e l'allontanamento da colui che l'ha creata. La ragione è l'occhio dell'anima e luce che, mentre fa strada alla creatura, la ragione fa strada alla creatura in luce, le fa conoscere il bello delle sue opere buone, i frutti dei suoi sacrifici e sa straziarla quando fa il male. La ragione tiene questa virtù: se la creatura opera il bene, la ragione si sente al suo posto d'onore e come re di essa tiene l'ordine, ed in virtù del merito che acquista la creatura si sente la forza e la pace. E se fa il male si sente tutta sconvolta e schiava dei suoi stessi mali. È vero. Ora, se la creatura fa gli atti buoni nella mia volontà divina, in virtù della ragione che tiene, le diamo il merito di atti divini. Il merito le viene dato a seconda, perché la creazione non ha meriti. Ecco perché la creatura che dà voce, che quindi dà ricambio a Dio in amore, quindi i meriti sono della creatura che con la sua ragione dà questo ricambio. Il merito le viene dato a seconda che conosce e a seconda che la volontà umana vuole operare. Se nella nostra, se vuole operare nella nostra, nella volontà divina, essa si eleva tanto che non resta nel basso delle azioni umane, anche buone, santità umana, ma viene nel nostro volere divino, come spugna si tuffa dentro e impregna i suoi atti di luce, di santità, d'amore, in modo che l'atto suo scompare nel nostro e ricompare il nostro atto divino. Bello, bello. Quindi con giustizia deve correre il merito divino. È tutto da uno solo, per tutto il regalo. Tutto come quando fa qualcosa di male, e poi dopo il Signore lo fa sentire che ha fatto. L'abbiamo detto questo, appunto, l'abbiamo detto questo, appunto, no, questo che la strazia. Le trave della legge sono nel cuore. E siccome nella nostra volontà divina si perde il prestigio umano, si crede che la creatura non faccia nulla, ma non è vero. Se essa, cioè la volontà divina, opera, è in virtù del filo dell'umano volere che ha ricevuto nelle sue mani, che forma il trionfo e le sue conquiste sull'atto della creatura. Ed è in virtù della ragione umana che volontariamente viene a cedere i suoi diritti ricevuti come omaggio e padronanza a colui che l'ha ricevuto. Ti dice, l'animo che viene di volontà sembra che non faccia nulla, invece, perché lo fa in modo divino. Certo. Cioè, che Dio è la lingua del predicatore, il piede del missionario. Miracolo che fa. È miracolo che fa i miracoli. E poi qua si fa il nome di si vede. Quindi non serve fare miracoli esterni. No. Infatti, per no. E questo? Mariano. Non era necessario, aveva tutto il miracolo interno, questo che sta dicendo proprio adesso. Gesù, la vita di volontà divina che faceva tutti i miracoli, perché era lei che è la divina volontà che è vita di tutto, tutto il bene che esiste nel mondo. Ecco, perché poi dopo se chiede a lei, il Signore lo fa per noi. A Maria, appunto. E lei è perfetta. Mm. E questo è più che fare. Più che fare, questo è più che fare, sì. Perché Dio ha ricevuto il ricambio dei doni più belli che diede alla creatura, cioè la ragione e la volontà, il ricambio della ragione e della volontà. Con ciò ci dà tutto quello che può darci, ci riconosce, si spoglia di se stessa, ci ama con amore puro, ed è tanto il nostro amore che la vestiamo di noi stessi, le diamo le nostre opere, in modo che noi ed essa possiamo dire: facciamo niente, facciamo insieme. E la creatura, come creatura semplice, non fa niente, come con Adamo, facciamo insieme. Però dice tu a tutti noi, dice tu rispetto ad Adamo e tutti gli atti di un Dio malato, il tuo aiuto. Eh sì, eh sì. Che Adamo non è.
Cioè la memoria di quello che il Signore ha fatto. Tutto di quello. No, 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 ma tu realmente hai gli atti che ancora sono attuali di Gesù poco. Che si è incarnato. Certo. Ci sono i suoi atti della sua umanità a sostegno che per noi poter fare gli atti nella divinità. Perché lo scopo era quello di poter dare gli atti che ha fatto il abbiamo Cristo. Tutta la debolezza di una natura decaduta che Adamo non aveva, cioè lui aveva quel peccato poi basta, no? Esatto. Quindi non aveva ancora tutte le cose. Per questo ci ha dovuto dare questo aiuto di tutti gli atti, se no con la nostra debolezza. Perché per questo che ci dà tutti i sacramenti, tutta la grazia che è necessaria. Esatto, pure la Madonna di nostro Dio. La mia divina volontà è tutto per la creatura. Senza di essa la creatura non potrebbe vivere neppure un minuto. Tutti i suoi atti, moti e passi si possono chiamare imboccamenti, parti che le fa il mio volere. E la creatura le riceve, le sente in se stessa e non conosce né chi la imbocca né chi dà vita alla sua vita. Perciò per molti è come se la mia volontà non stesse per loro e non le danno i dovuti diritti che conviene darle. Quindi è necessario conoscere quali sono questi diritti del mio volere divino per fare che le creature, conoscendoli, possano contraccambiarla e conoscere chi è colui che è vita della loro vita e che loro non sono altro che le spoglie, le statue animate da essa, dalla volontà divina, dalla vita di Dio. Ora, i diritti sono innumerevoli. Diritto di creazione, perché diritto della creazione ci ha creato, quindi a tutti i diritti, abbiamo il dovere di dare a Dio quella gloria, amore e ricambiamento. Vede, lui è prima al centro della vita, ci ha creati per lui, per la sua gloria. Diritto di creazione, diritto di conservazione, diritto di animazione continua. Tutto ciò che la divina volontà ha creato e che serve al benessere dell'uomo costituisce un suo diritto sopra di lui. E il diritto di crescita ne parlerà dopo? L'atto crescente c'è, cioè per l'uomo, sì. C'è l'atto creante, conservante e crescente. Ogni atto che fa in più, sì. È simile. Perciò il sole, l'aria. Questa animazione continua. Perciò il sole. Perciò il conservante, no? Perciò il sole, perciò il sole, l'aria, il vento, l'acqua, la terra e tutto sono stati creati e dati all'uomo dalla mia volontà. Quindi per quante cose gli ha dato, tanti diritti di più tiene sopra dell'uomo. La mia redenzione, il perdono dopo la colpa, la mia grazia, il bene operare. Bene da me operato, dice forse, sono diritti maggiori che essa acquista sopra di lui. Si può dire che è come impastata nella mia volontà, eppure la mia volontà non è conosciuta. Che dolore non essere riconosciuta, la volontà divina che non è riconosciuta dall'uomo, no? Poi l'uomo si ora sente male. Per avere il trionfo la vita della mia volontà nella creatura è necessario che si conosca che cosa ha fatto, che fa per amore di esse e quali sono i suoi giusti diritti. E quando la creatura avrà ciò conosciuto, si metterà in ordine col mio volere, ecco perché il titolo dei volumi, il richiamo della creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui si crea per Dio. E quando la creatura avrà ciò conosciuto, si metterà in ordine col suo volere, col mio volere, sentirà chi è che le dà la vita, chi si muove nel suo moto, chi palpita nel suo cuore, e mentre riceverà da essa la vita, che forma la sua vita, ridarà ad essa, come omaggio alla volontà divina, ridarà la volontà divina come omaggio, amore e gloria a quella stessa vita che forma, che lei, che lo divina volontà, ecco perché dare via a Dio, che forma in se stessa. Forma la stessa vita divina che, e quindi tutti i beni divini che la divina volontà forma in noi le ridoniamo. Sì, perché diamo Dio a Dio. Anche un pensiero non si può fare se prima non si forma la nostra spirito. Deve notare il punto che sia il suo. Il suo. No, no, con la fatto noi. E la mia, fatto la nostra volontà, non con la volontà divina come vita. E la mia volontà riceverà i suoi diritti e ritornerà nel suo seno di luce tutto ciò che è suo, che con tanto amore l'aveva dato alla creatura.
Insomma, si sentirà rinata di nuovo nelle sue braccia con lei che con tanto amore aveva creato. Adamo lo era finché non è caduto, Maria Santissima lo è stato in modo perfetto, totale e pieno. Si era fatta per l'umanità di Gesù Santissimo, certo. Fatto per tutto e per tutti, è tutto sospeso dal lavoro operato che lui ha fatto, ancora per tutti noi. Quindi ecco perché prendere l'atti dell'umanità di Gesù, i vestigi dell'umanità di Gesù, prendere tutto Gesù, pensare con gli sguardi passi, opere, intenzionati interni e esterni, farli nostri e dare a Dio queste non roba nostra, ma dare le cose sue. Sono quelle che gli danno gloria divina. E anche gli danno gloria, quindi che quando pure non frequentando ancora quell'altro non frequentando il nostro gruppo oppure anche fanno qualcosa che si arrabbiano, si inquietano, fanno qualcosa che non è giusto fare, insomma, no? Però in un momento di nervosismo, di che cosa fanno così? Dopo però loro, il Signore aspetta che ancora loro sono così inquieti. E però dopo gli fa capire, e chi è allora se non lui che gli dà la ragione di capire? E allora chi poi si accorge che questa persona ha avuto questo, per esempio, ho visto una persona che si è inquietata, poi quando ho visto che ha fatto una telefonata, tutto sereno, tutto così, mio figlio, allora sono stata così contenta, ho detto ecco qua il Signore subito, mamma mia, allora, la gioia che ci dà il Signore, non solo gli angeli, quelle e la gioia. Questa è la lettura di oggi, se è stata ammessa. Come? È la lettura di oggi quello che tu stai dicendo. Cioè io sono stata ammessa e la lettura qual era? La memoria devo fare, non c'è più allora. Senso è questo che tu hai detto, questo riappacificarsi, viene da Dio con i fratelli e nello stesso tempo questo riconoscere, questo se non solo rispettare i comandamenti, porgi la tua offerta, se qualche fratello ha qualcosa contro te prima la pacifica di quel fratello e poi porta l'offerta. Ah ecco, vabbè, ha parlato di tante cose, vabbè. No, ma anche questa lettura mi ha fatto pensare a quello. Infatti, mi sono più volume 18, novembre 12 del 25, Gesù ritorna a parlarci di quando i doni aveva messo in Adamo nel crearlo e spiega chi è chiamato come capo di una missione, in questo caso parlando di Luisa, deve racchiudere tutti i beni appartenenti a quella missione per comunicarli agli altri. Adamo, essendo il primo uomo, veniva costituito capo di tutte le generazioni ed essendo lui il capo, si rendeva necessario che doveva possedere i germi da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della vita umana. Riprendo il pensiero, Adamo, essendo il primo uomo, veniva costituito capo di tutte le generazioni. Ed essendo lui il capo, si rendeva necessario che doveva possedere i germi da poter dare agli altri ciò che è necessario allo sviluppo della vita umana. Che poi questi germi sono stati ingranditi, dilucidati, più conosciuti a seconda della buona volontà delle generazioni seguenti, della capacità ed applicazione che hanno fatto sopra quegli stessi germi, ma Adamo li aveva tutti in sé e si può dire che tutto da lui viene, sicché si può dire che nell'essere creato da Dio fu dotato di tutte le scienze, ciò che gli altri, ecco la scienza infusa, ciò che gli altri imparano con tante fatiche, dopo il peccato però, lui lo possedeva come dono in modo sorprendente. Quindi possedeva la conoscenza di tutte le cose di questa terra, aveva la scienza di tutte le piante, di tutte le erbe e la virtù che ciascuna di esse conteneva. Adamo. Prima del peccato, no? Aveva la scienza di tutte le specie degli animali e del come doveva usarne. Sempre in ordine alla creazione di Dio. Aveva la scienza della musica, del canto, dello scrivere, della medicina. Insomma di tutto. La scienza infusa. Sì, però ricordiamoci che questa sapienza oggi ne parla anche nel Vangelo, che è di Dio, è prima di tutto la sapienza del cuore, cioè dell'amore che Dio ti dà. Quindi certo, in modo divino. Inseparabile. Da noi. No, dalla sapienza nel senso che quello sarebbe fine a se stessa, non avrebbe senso. No, no. Certo. Quindi è una sapienza. Dopo il peccato può essere fine a se stessa, ma per Adamo era certo, la stessa. Era riportata sempre a Dio che è amore.
Era la conoscenza secondo me. Ma era la sapienza sua, d'amore. Era il prolungamento nella creatura di voglio dire, tutto questo che è dato, che noi leggiamo, è semplicemente per amore. È stato un dono, cioè. Perché lui era unito nell'amore, nella volontà di Dio, nell'amore di Dio, quindi se no non l'avrebbe mai data. Cioè, sì. Sì, però per col peccato la scienza può essere fino a se stessa. Dopo il peccato, certo. Dopo il peccato può essere una cultura fino a se stessa. Se non è rivolta verso Dio. Non sarebbe un dono di Che cosa non è fino a se? Che cosa è fino No, dopo il peccato potrebbe essere la cultura solo umana, quindi fino a se stessa. Dopo il peccato. Dopo il peccato. Sarà il peccato di Dio. Vietavo, vietavo. Continuato con tutti i nostri. Moltiplicato con i nostri. Sì, vorrei sapere. Perché chiama germi quelle cose che lui deve dare perché agli altri? Perché con gli atti lui le faceva moltiplicare. Da lì poi germinano tutte gli altri le stesse cose moltiplicate in tutte le creature. Perché lui era il capo stile. Germe della sapienza, germe della scienza, germe della... Poi lui ogni atto le faceva e crescevano gli altri. Cresceva somiglianza. E se le generazioni posseggono ciascuna la sua scienza speciale, tutto ciò che è necessario. Adamo le possedeva tutte. Chi deve essere capo è necessario che racchiuda in sé tutto il bene che deve partecipare agli altri. Manco a scuola dovrebbe andare. Sì. Infatti, che dice la Franceschina? Noi siamo tutti. Franceschina dice che quando viene il regno non saranno più gli ospedali di Michele. Ma io vorrei sapere, questa generazione, diciamo per non dire il governo, questi germi dove l'hanno messi? Pensiamo a noi. Dobbiamo pregare il passava il 63 che va all'ospedale, guarda bene, passava l'81 e quell'altro che passa sempre. Voglio entrare in unità della tua volontà per tutto il mondo. Insomma, e sempre passava la domenica però così, se no 130. 130. 130, signori 130, preghiere 130. Se il libro delle preghiere piccolo non ce l'hai, ti interessa, prendilo, perché comodo da portare in borsa. Allora, voglio rientrare, 130, metà pagina, voglio rientrare nell'unità della tua volontà perduta in Adamo. Insieme? Oh, volere santo, con la tua potenza divisa tutti i mali delle creature, mentre il tuo basta onnipotente affinché sbagliasca la via del peccato e si trovino nella via della tua divina volontà. Amore mio, voglio annientare il mio volere nel tuo, affinché il mio mai più abbia vita, per fare che il tutto e per sempre abbia vita la tua volontà, per liberare il primo atto che fece Adamo di volontà sua umana e per dare tutta quella gloria al tuo supremo volere come se Adamo non si fosse sottratto da esso. Oh, come vorrei ridargli l'onore da lui perduto perché fece la sua volontà e resiste la tua. E quest'atto mi tengo di farlo quante volte tutte le creature hanno fatto la loro volontà, che è causa di tutti i mali, ed hanno respinto la tua, che è principio e fonte di tutti i beni. Perciò ti prego che venga presto il regno del Fiat Supremo, affinché tutti, da Adamo fino a tutte le creature che hanno fatto la loro volontà, ricevano l'onore, la gloria perduta,
e il tuo volere cerca il trionfo, la gloria mia e il suo compimento. Io entro ora, o mio Padre Creatore, nell'unità della tua volontà, affinché la mia volontà sia una con la tua, uno l'amore. In questa unità che tutto abbraccia, la mia voce risuoni nel cielo, in mezzo a tutta la creazione, penetri nei cubi abissi e dica e gridi, venga il regno del tuo volere divino, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Io faccio mia la santità, la gloria, l'adorazione, il ringraziamento, i pensieri, gli sguardi, le parole, le opere, i passi di Adamo innocente per offrirvi la ripetizione degli atti suoi. E tu, vedendo in me la tua divina volontà operante, concedi, te ne prego, che venga il tuo regno. Oh volontà divina, come avrei che tutti li conoscessero, per far godere a tutti gioiosi e pure, contenti e inefabili che solo in te si troverà. Mi fondo nel tuo volere e ti amo, mio Dio, in ogni tuo atto creante. Ti adoro, Padre mio, ti ringrazio, ti benedico e ti lodo per ogni anno di vento, per ogni raggio di luce del sole, per ogni goccia d'acqua che scende dal cielo. Ti amo, ti adoro e ti ringrazio in ogni palpito di cuore umano, in ogni passo, in ogni respiro e in ogni sguardo di creatura. Ti amo in ogni atomo del mio corpo, in ogni mio pensiero, in ogni goccia di sangue che scorre nelle mie vene. Mio amato Gesù, nel tuo volere tutto è mio, ed io voglio darti il gusto di dirti che ti amo come ti ami col Padre e con lo Spirito Santo. E quindi, mio Gesù, per amarti con l'immensità e l'infinità del loro amore, nella tua volontà faccio mio l'amore del Celeste Padre e dello Spirito Santo, e ti dico, mio dolce Gesù, ti amo nella potenza dell'amore immenso del Padre, con l'amore interminabile dello Spirito Santo. Ti amo con tutto l'amore che è nella volontà divina. Ti amo con l'amore della mia e tua mamma regina. Ti amo con l'amore con cui ti amano tutti gli angeli e i santi. Ti amo con l'amore con cui ti amano o dovrebbero amare tutte le creature presenti, passate e future. Ti amo per tutte le cose create e con l'amore con cui mi creassi. 238 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sovrana Regina, ti credo nella divina volontà, ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione. Scenda essa come celeste rugiada sui peccatori e mi coperta, sopra gli affitti e li consoli, sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene, sulle anime purganti e smorzi loro il fuoco che le brucia. La tua benedizione materna sia pegno di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci benedica, ci preserva da ogni male e pronuncia in noi il suo fiato. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Mio Gesù, entro nel tuo volere
e faccio mio l'amore e le preghiere della Madonna Santissima, di Luisa e di tutti i santi, per poter chiamare e pregare il mio dolce Gesù con lo stesso amore e le stesse preghiere della Madonna Sovrana, e con amore e preghiere di tutto il cielo. E anche di San Giuseppe. Maria Madre Regina del Divino Volere, prega per noi. Luisa, piccola figlia della Divina Volontà, prega per noi. Santa Libera Maria di Francia, prega per noi. San Luigi Chignon de Montfort, prega per noi. Vieni, vieni a volere, supremo, a regnare sulla terra, investi tutte le generazioni, vinci e conquista tutti. Specie chi sei tu. È lo stesso titolo? È lo stesso, l'abbiamo mandato noi il segno stampato. Sì, sì, c'erano le cose, senti che ci sono belle, non abbiamo letto, posso andare lì. Carla, ma la Madonna di Guadalupe sta nel Messico? Sì. Ho visto un film, ho visto un andate a vedere Allora, un generale che aveva figlia, si è posto con la moglie il problema, adesso allora che ci vengono a perseguitare, come facciamo? Non possiamo far fare la comunione ai nostri bambini? E allora si è messo a capo di tutti i cittadini, il suo generale, fortissimo, alla fine è finita, perché insomma ne ha battuti parecchi di questi. Se sono i segni, dopo mettiamo la sedia, dopo te la metto la sedia.